Allora, buongiorno a tutti, benvenuti a questa giornata di dialogo, di riflessione, insomma, che abbiamo voluto dedicare alle forme al tema delle relazioni, insomma, di prossimità tra cittadini e migranti e più specificamente a quell'insieme di iniziative, progettualità, insomma, esperienze spesso territoriali e in qualche modo localizzate, che però hanno tentato, insomma, di creare una collaborazione stretta fra istituzioni pubbliche o organizzazioni private deputate all'accoglienza e all'integrazione e cittadini, singoli cittadini privati, coinvolti in forme di vicinanza, di sostegno diretto ed interpersonale a persone straniere di recente arrivo. Nel corso della giornata avremo modo di discutere a vari livelli, di questo insieme di pratiche solidali. Lo faremo a partire da una ricerca che fa da sfondo, insomma, a questo evento e che è scaricabile sul sito del CESPI, ricerca che è stata realizzata nell'ambito delle attività dell'Osservatorio Nazionale sui minori stranieri non accompagnati, di cui Daniele Frigeri è direttore scientifico e a cui lascerò a breve la parola per i saluti e un'introduzione. In questa ricerca abbiamo cercato di documentare e descrivere, insomma, in maniera ragionata questo insieme variegato, molteplice di iniziative, spesso senza una chiara formalizzazione, che si sono sviluppati negli ultimi anni su diversi territori italiani, cercando al tempo stesso di cogliere la valenza e, come dire, i significati, le ricadute, insomma, sociali e politiche di questo tipo di pratiche. Nella mattinata di oggi abbiamo deciso di affrontare appunto gli aspetti più sociologici e politici dell'argomento e, come dice il titolo della sessione, quindi discutere insieme come le relazioni di prossimità a forte dimensione interculturale, che è insomma il tema della ricerca fondamentalmente, sono funzionali e possono sostenere o eventualmente anche sostituire in alcuni casi processi di inclusione e costituirsi in pratiche territoriali, o meglio in policy sempre più consolidate e diffuse. E lo faremo insieme a Fabiana Musicco e Chiara Marchetti nella prima parte della mattinata, che poi avrò modo di presentare meglio, e successivamente con ANCI, in particolare con Monica Lanzillotto e con i comuni di Roma, Bologna e Ravenna, rappresentati dall'assessora Funari, l'assessora alle politiche sociali e alla salute del Comune di Roma, con Paola Cavalleri di ASP Città di Bologna e con Benedetta Rivalti e Daniela Gatta del Comune di Ravenna. Nel pomeriggio, invece, ritornando ad avere un po' più un'identità più specificamente legata alla vocazione dell'osservatorio, che è quella appunto dei minori stranieri non accompagnati e degli ex minori, insomma dei neomaggiorenni, promuoveremo un focus più specifico su quelle forme di sostegno, di attivazione che hanno come beneficiari target beneficiari unici o prioritari minori e post minori e che quindi insomma spesso interagiscono e orbitano intorno agli istituti della tutela volontaria e dell'affido familiare. Quindi, prima di aprire questa sessione mattutina in cui presenterò, insomma, esporrò io stesso una relazione che poi avrò il piacere di moderare, passo la parola a Daniele Frigeri, direttore del CESPI. Grazie, grazie mille. Intanto, appunto, buongiorno a tutti, benvenuti. Grazie a chi appunto è collegato e grazie alle persone che hanno accettato di riflettere con noi, approfondire con noi queste tematiche, sia in questa mattinata, sia nella giornata del pomeriggio. Io, ma giusto, dico solo due o tre cose che mi sembra importanti. Sia per contestualizzare un po' il lavoro di oggi all'interno appunto dei lavori dell'Osservatorio sui minori stranieri non accompagnati che il CESPI ha avviato alcuni anni fa. L'Osservatorio nasce proprio appunto a partire dall'emanazione della legge Zampa, che dal nostro punto di vista ha rappresentato un punto importante perché, al di là del concetto di accoglienza che sta dietro l'idea stessa della legge, ma è una legge che prova ad affrontare appunto il tema dell'accoglienza e dell'integrazione a 360 gradi. E questo era un po' il punto da cui siamo partiti nell'osservatorio, cioè una legge così ampia e articolata che tocca trasversalmente tutta una serie di elementi, di competenze.
Ci sembrava importante che affiancare un lavoro di rilettura, analisi, chiamiamolo anche un po' monitoraggio, ma non in senso tecnico, dell'applicazione della stessa legge, e cioè fatto salvo tutto il contenuto, bene, che cosa accade poi nella realtà e soprattutto nella realtà dei territori. E qui nasce appunto l'idea dell'osservatorio, condiviso con diversi stakeholder, prima appunto di far nascere l'osservatorio abbiamo consultato realtà del terzo settore, istituzioni eccetera, per capire se effettivamente c'era ed era confermato un po' questo bisogno. Per cui nasce appunto in questo contesto, nasce l'idea di questo osservatorio che appunto pian piano ha costruito e sta costruendo tutta una rete di relazioni e collaborazioni che sono per noi fondamentali per poter poi conoscere ciò che accade sul terreno. E la collaborazione, una delle collaborazioni più importanti appunto con Defence for Children in Italia, con cui abbiamo condiviso la costruzione di una sorta di metodologia per quello che abbiamo chiamato il rapid assessment, cioè proviamo a costruire degli indicatori che in modo più o meno rapido, però in modo organico, diano un quadro dell'applicazione della legge. Ma a fianco di questo c'è poi il lavoro di questa giornata, che nasce appunto all'interno dell'approfondimento, della ricerca di cui parlava Sebastiano, ma che rientra appunto in questa attività di lettura e rilettura, diciamo così, di ciò che viene dai territori. Ciò che appunto un po' ha mosso la ricerca è andare a cogliere le novità, le innovazioni, le buone pratiche. È chiaro che l'applicazione della legge, della legge Zampa, della legge 47, ha le sue criticità, ha ovviamente mostra disomogeneità che presenta il territorio italiano sotto tanti punti di vista. Però proprio in questo quadro emergono delle realtà interessanti, delle buone pratiche. Allora il tentativo che abbiamo fatto non è stato solo quello di raccogliere queste buone pratiche, ma di rileggerle all'interno di un quadro che è quello delle relazioni di prossimità. Per cui la giornata di oggi è anche un po' un esperimento dal nostro punto di vista di provare a, no, dopo aver raccolto le informazioni, averle studiate e rielaborate, ritornare con il vostro aiuto sui territori e no, fare questa rilettura insieme. E l'abbiamo pensato appunto in questi due momenti della mattina e pomeriggio con appunto gli attori di queste pratiche. Ecco, mi fermo qui, vi auguro buon lavoro, ritorno la parola a Sebastiano che ci accompagnerà un po' in questa riflessione. Grazie. Bene, grazie Daniele. Apriamo questa sessione mattutina allora con appunto una mia breve introduzione. Cercherò insomma di sintetizzare, di raccontarvi un po' alcuni elementi della ricerca, ma anche poi insomma di andare oltre, spaziare e in qualche modo mettere in contatto insomma l'esperienza così di raccolta di informazioni, di riflessione insomma che deriva dal paper, anche con un'esperienza diretta invece che abbiamo la fortuna di aver avuto con il Comune di Roma, in cui abbiamo insomma partecipato anche noi a una di queste iniziative direttamente, conoscendo e quindi insomma mettendo le mani un po' nella realtà, insomma nella questa progettualità insomma che ha visto tutori per l'integrazione essere formati e poi avviati a prendersi in carico insomma attraverso abbinamenti per un certo periodo persone ospitate nei centri di accoglienza. Dunque, come si accennava prima, abbiamo cercato innanzitutto in questo paper insomma che ha il titolo di Forme leggere di tutela, affido e prossimità, sperimentazioni interculturali in cerca di autore, di dare rappresentazione, no, a questo movimento diversificato di iniziative territoriali, a volte intrecciato con progetti di più ampia scala, anche di portata europea, quindi insomma, o anche italiana, insomma, multilocale, a volte invece più, se vogliamo, autoreferenziale, legato ad una singola attivazione progettuale.
il nostro lavoro, insomma, è stato anche un po' di fare ordine in queste pratiche che ricadono sotto definizioni differenti, appunto, come dicevo, tutoraggio per l'integrazione, mentoring, buddy programs, accoglienza in famiglia, affiancamento familiare, che in alcuni casi, appunto, come dire, può essere declinato anche come affido leggero, tutela sociale. Sono tutta una serie, insomma, di termini spesso confusivi in qualche modo, o comunque, insomma, terminologicamente poco chiari o sovrapposti, e in cui anche muoversi in maniera sensata attraverso queste diverse tipologie non è stato facile. Insomma, abbiamo cercato un po' di navigare tra somiglianze e differenze, tra confini labili tra queste diverse esperienze, cercando quindi di comprendere un po' qual era il perimetro, l'articolazione delle diverse categorizzazioni utilizzate per descrivere gli interventi, ma anche di cogliere aspetti più generali, più trasversali, salienti, no? Complessivi di questo panorama di pratiche, connettendole con scenari, ragionamenti più ampi, no? Sulla presenza degli stranieri in Italia, le dinamiche di inclusione, le politiche o le non politiche di integrazione locali e l'importanza, insomma, no, delle mobilitazioni di cittadini e di comunità solidali. Si è partiti dal grande contenitore del mentoring interculturale, che è appunto, no, una specificazione di volontariato basata sull'organizzazione di un'azione di affiancamento da parte di un cittadino, diciamo in qualche modo adulto non genitore, come viene anche definito, a spesso giovani migranti e richiedenti asilo, o più in generale, diciamo, oltre l'età anagrafica, nel quale un residente più esperto, consolidato, in qualche modo integrato e stabile nella realtà di residenza, agisce in supporto, in maniera non professionistica, ad un migrante non ancora autonomo e connesso con il contesto ospite. Questa del mentoring è un'area molto estesa, insomma, molto anche ambivalente nella sua ampiezza, in cui appunto c'è anche la, se volete, l'ambivalenza è dovuta anche, no, a questo mettere insieme relazioni simmetriche e asimmetriche, in cui, insomma, si presume che ci sia un rapporto alla pari di amicizia o comunque, insomma, di dialogo, al tempo stesso, come dire, i presupposti sono che le due persone abbinate abbiano anche status, posizioni, opportunità e condizioni economico-sociali diverse, che anzi, appunto, questo circuito si possa beneficiare di uno scambio. Si tratta di un'area di intervento, appunto, che ha visto diverse applicazioni, si è concretizzata in diversi progetti pluripaese, insomma, di livello europeo. Ne citiamo diversi nel paper: Dream, Orientate, Commit, Mint, Regenerations e Road to Adulthood di Defense for Children, appunto i nostri partner dell'osservatorio di cui accennava Daniele, e anche in diverse iniziative italiane, insomma, Rico, Intarsi, Ancora, di cui Chuck, insomma, è Chiara Marchetti, che lo rappresenta, è stato capofila, e poi tutto il community matching, insomma, avremo modo poi di parlarne. Su scala internazionale, queste esperienze di mentoring, insomma, anche note come buddy programs, parrainage, patenschaften, tutoraggio, befriending, insomma, sono tante i termini, insomma, che in qualche modo stanno intorno, insomma, a quest'area. Si segnala in Italia quest'area del mentoring per una declinazione più specifica, particolare, estremamente interessante e peculiare del contesto italiano, cioè azioni di mentoring focalizzate su una fascia particolare, insomma, di minori stranieri non accompagnati e di post minori, no? Si tratta in qualche modo di un'area, insomma, un campo di azione pratico-relazionale competente e concentrato sui MISNA, che appunto può essere definito come tutela sociale, o noi l'abbiamo anche chiamato tutela leggera, istituendo, se volete, una differenza un po' fra questi termini. Abbiamo nominato con il termine tutela leggera tutte quelle azioni concepite come sostitutive, prosecutive o anticipatrici in alcuni casi di un impegno da tutore volontario, quindi, insomma, fortemente ancorati all'istituto della tutela volontaria. E su questo, insomma, tutta la progettazione e tutto il programma di Never Alone è un po' il fulcro.
e come invece tutela leggera quelle forme di impegno relazionale privo di responsabilità, insomma, giuridiche, anch'esso, ma anche in qualche modo non è direttamente legato all'impegno del tutore volontario, non cerca di ricreare quelle condizioni per cui tutore e ex minore possano continuare anche dopo la maggiore età a frequentarsi attraverso una qualche forma di legittimità, ma invece insomma si svincola dal passato del minore e affronta chiaramente con tutta la cognizione necessaria insomma la condizione di post minore o ex minore, e quindi insomma in qualche modo la tutela leggera si delinea più come area autonoma o meno vincolata all'esperienza precedente di tutela. Le relazioni poi di mentoring, relazioni diciamo interculturali ispirate al modello del mentoring, possono peraltro coinvolgere non unicamente singoli ma famiglie e prevedere ad esempio la messa a disposizione, l'apertura del proprio spazio domestico, del proprio spazio privato, concretizzandosi poi in diverse formule residenziali. In alcuni casi il cosiddetto affiancamento familiare, anche se il termine appunto può indurre a pensare che ci sia l'apertura della propria casa, non necessariamente invece implicano o impongono insomma la dimensione domestica, no? Come ad esempio per le famiglie affiancanti del progetto Vesta di Bologna o anche nel progetto Famiglie Senza Confini del Comune di Bari. Ci sono invece poi chiaramente vere e proprie esperienze di accoglienza in famiglia che sono appunto in maniera stabile, che sono insomma quelle che ci racconterà anche Fabiana Musicco e che mette in pratica insomma Refugees Welcome, o che possono contare anche diverse esperienze territoriali realizzate da diversi comuni, spesso nell'ambito di progetti SPRAR, e di cui è stato insomma in qualche modo l'esperienza pioneristica quella del Comune di Torino. Ci sono poi anche forme di affidamento e affiancamento che possono guadagnare spazio e significatività anche per il fatto di essere invece parziali, part-time, intermittenti, non necessariamente residenziali, no? Quindi ad esempio diurne o nel fine settimana, in cui minori o diciamo giovani adulti o insomma anche persone più adulte, insomma più avanzate con l'età, possono appoggiarsi a famiglie e godere di forme di affido leggero che in qualche modo insomma possono risultare utile. Bene, questa descrizione, questa carrellata insomma che ovviamente trovate più dettagliata nel paper insomma che vi invito a leggere per chi non l'avesse come vedete occupano spazi fluidi, no? A seconda delle circostanze, delle designazioni prese, finiscono in un campo o nell'altro e si intersecano in vari punti. Così come fluida, e se volete informale, è la relazione che si instaura all'interno di queste di questi rapporti, insomma, di questi abbinamenti fra cittadini e migranti. Perché sono relazioni insomma che non hanno obiettivi e compiti rigidi, ma sono soprattutto incentrate sull'interazione, sul rapporto interpersonale e quindi insomma hanno una natura diretta, intersoggettiva, e proprio il suo carattere volontario e non specialistico, libero e aperto in qualche modo al fluire delle cose, fa sì che poi in ogni relazione insomma si possa differentemente collocare all'interno saluto, amicizia, ospitalità, coinvolgimento, sostegno pratico, forme di protezione, di mediazione socioculturale ed anche molto altro. Ecco, adesso io per non prendere troppo tempo vi darò tre flash insomma di quello che o tre terreni insomma che abbiamo visto risultare estremamente rilevanti e strategici. Il primo è quello dello scambio interculturale, dell'interculturalità, che è qualcosa che costituisce un'attrattiva spesso per chi si mette a disposizione insomma la propria disponibilità. L'abbiamo visto anche con i tutor per l'integrazione del progetto appunto Fare in Comune del Comune di Roma, a cui abbiamo partecipato. È una sorta di vocazione quella di voler avere contatto con la differenza culturale, di volersi mettere in gioco attraverso un'interazione con qualcuno altro da sé, diverso da sé culturalmente, e anche spesso una progettualità consapevole da parte del candidato tutore. Quindi il confronto interpersonale con l'altra persona era in qualche modo un elemento trainante per l'attivazione di queste forme di prossimità.
non dimentichiamo appunto che il tutor o mentor è un outsider rispetto al sistema della presa in carico o alle istituzioni, insomma, che si occupano di accoglienza, no? Offre un tempo diverso, offre tempo e spazi appunto individualizzati, extra quotidiani, modalità soggettive di relazione al di fuori di procedure e di obblighi di omogeneità, insomma, rispetto ad altri, e quindi è in qualche modo gode di una maggiore libertà di sperimentazione e anche di esercizio di funzioni autocritiche e riflessive all'interno del rapporto col migrante. E questo lo rende forse una figura particolarmente adatta a interpretare un compito interculturale, no? Di connessione, di cucitura tra i diversi aspetti, tra i diversi ambiti di vita del migrante, di presa in considerazione anche della sua, del suo ancoraggio transnazionale in più luoghi e in più relazioni significative. Questo, insomma, era questa condizione di battitore libero, se vogliamo, che era stata evidenziata anche in una precedente ricerca che avevamo fatto sempre insieme a Irene Carbone e Marianna Lunardini sulla figura del tutore volontario, in cui appunto questo aspetto, insomma, di capacità, insomma, del tutore, che in questo caso, insomma, del cittadino di prossimità, lo qualificava come, insomma, utile rispetto a un orientamento, alla capacità di orientare in maniera non costrittiva il migrante, di non imporgli progettualità esterne, di essere forse come sponda utile, no, alla riflessione, alla navigazione esistenziale fra diversi ancoraggi, insomma, esistenziali del migrante. Questo legame interculturale andrebbe valorizzato e, insomma, in qualche modo stimolato e sostenuto, formato anche all'interno, insomma, di queste figure. La seconda questione è quella, insomma, che oltre a un operatore interculturale, se volete, il cittadino di prossimità è anche un cittadino solidale, cioè qualcuno che rivendica forse uno scarto etico e sociale, anche politico, no? Da uno Stato che sembra in qualche modo peccare di indifferenza, di inattività o peggio di crudeltà nell'accogliere gli stranieri. E si propone, insomma, fornisce uno spazio di esercizio di impegno sociale, civico e politico. Chiaramente, insomma, è disponibile anche per le istituzioni e le associazioni, ma che in qualche modo il cittadino si sente di interpretare anche per dimostrare un disallineamento, no, rispetto alle politiche circostanti, alle politiche statali. E ci sono studi sul volontariato che hanno mostrato come, insomma, proprio queste esperienze edificanti e solidali siano estremamente importanti anche per l'identità sociale, l'autostima, insomma, di chi la compie, e in particolare per i migranti, perché non dimentichiamo, per esempio, che nel progetto Tutor per l'integrazione, ma anche in altri progetti, la componente di persone che aderisce, si offre, diciamo, come mentor o sotto altre spoglie, insomma, spesso ha un background migratorio o comunque, insomma, c'è un'incidenza forte anche di stranieri o di seconde generazioni che in qualche modo si offrono come cittadini, diventa un modo per praticare forme di cittadinanza agita, esperita direttamente, insomma, vissuta, che in qualche modo nel caso degli stranieri si pone a anche degli effetti fortemente integrativi e abilitanti, insomma, non solo in qualche modo le proietta verso, le fa uscire da quel ruolo spesso costrittivo in cui, insomma, le rappresentazioni sociali la costringono, ma proietta in una dimensione di maggiore, insomma, di cittadino, qualcuno che magari fino a poco tempo fa è stato fatto sentire troppo ospite. E quindi in qualche modo queste pratiche interculturali sono anche fondamentali nel innescare, se volete, processi di cittadinizzazione attraverso appunto il coinvolgimento nelle reti di prossimità, nel territorio, nella società locale. E avviene un po' per tutte e due le componenti, cioè se per i migranti è una, insomma, ci si appropria attraverso atti di cittadinanza come questi, responsabili dal basso, di dimensioni di riconoscimento, legittimazione e partecipazione altrimenti precluse, per le persone di cittadinanza italiana in qualche modo si tratta di dare un senso compiuto, fattivo e nobilitante ad una condizione di cittadino formalmente acquisito, ma spesso, insomma, svuotata o sfuggente o delusa.
La terza, insomma, ed ultima questione è quella dell'ospitalità. Io credo che appunto, mi sembra di averlo letto, insomma, sia tra le righe nelle esperienze raccolte più indirettamente, sia invece più direttamente in quella del Comune di Roma, che ci sia una volontà da parte dei cittadini non solo di aprire il proprio spazio personale all'altro, sì, in molti casi anche quello domestico, ma anche appunto che attraverso di sé si intende dischiudere un più vasto campo di opportunità, di risorse comunitarie, territoriali, cioè io ti apro la mia casa, la casa è intesa insomma in un senso molto più vasto, no? Un insieme il territorio della propria città, del proprio quartiere, insomma, di cui ci si fa interpreti e promotori diretti di ospitalità, rilanciando anche un po' in qualche modo un multiculturalismo quotidiano, o anche volendolo in qualche modo riproporre, no? Qualcosa che, di cui si è parlato in passato, ma che poi adesso, insomma, viene declinato in maniera sempre più ristretta e, insomma, in qualche modo esclusiva, no? E quindi in qualche modo queste pratiche delineano forse una volontà di farsi ospiti, di rendere lo straniero un ospite e di farsi a propria volta ospiti nel proprio spazio pubblico anche, non solo privato, e di rilanciare forme di ospitalità, insomma forme storiche che sono sempre esistite, di cui possiamo vedere insomma un'evoluzione. Insomma, da forme in qualche modo praticate dai contesti locali, dalle città, l'ospitalità è stata poi delegata allo Stato, che adesso insomma in qualche modo la applica in maniera astratta, fredda e insomma appunto spesso disumanizzante, e è tornata forse appunto a essere poi di nuovo nella società, nei cittadini, ma i cittadini hanno esigenza e in qualche modo chiedono, e queste forme insomma che abbiamo anche analizzato lo dimostrano, la partecipazione e il coinvolgimento di un'intera comunità accogliente e anche della comunità istituzionale del luogo, e quindi l'ospitalità forse può tornare a diventare ospitalità municipale come era un tempo. E quindi nella seconda parte della mattinata, insomma, nella quale faremo dialogare alcuni comuni che si sono attivati in interventi e progettazioni appunto incentrate sul rapporto tra accoglienza, inclusione e cittadinanza solidale, sarà utile a discutere anche di questo, cioè vale a dire la possibilità di strutturare politiche locali di accoglienza, di convivenza e inclusione sociale, e dunque di policizzare insomma in qualche modo l'ospitalità, oltre che appunto, come dire, raccogliere anche la politicizzazione dell'ospitalità che queste pratiche e l'impegno dei cittadini sembrano mostrare. Bene, ho sforato di 2-3 minuti. C'è una notizia, insomma, purtroppo Fabiana Musicco ha avuto insomma tutta emergenza familiare e quindi si è dovuta allontanare, e quindi insomma in realtà avrei potuto parlare forse ancora un po', ma ormai mi sono fermato. Magari che appunto continuiamo un dialogo con Chiara o eventualmente insomma daremo più spazio poi all'interlocuzione con i comuni. Presento rapidamente Chiara, mi dispiace molto per Fabiana, insomma, con cui ci eravamo sentiti e avevamo concordato insomma un suo contributo. Lei è una delle fondatrici e dal 2019 presidente di direttore generale di Refugees Welcome, che come molti di voi sapranno, insomma, è una delle realtà italiane che si è più impegnata nella promozione, insomma, e poi nella costruzione locale, insomma, con tantissimi diversi comuni italiani, soprattutto, insomma, di quello che è un po' il loro marchio di fabbrica, cioè l'accoglienza in famiglia, e quindi la possibilità per cittadini di candidarsi nel accogliere presso di sé per un periodo limitato, insomma, può essere 6 mesi, 1 anno, migranti che appunto a seconda poi dei progetti potevano essere anche adulti, rifugiati, insomma, quindi titolari di protezione internazionale, in alcuni casi invece neomaggiorenni e giovani, insomma
target variegati che hanno potuto beneficiare di queste esperienze e che quindi insomma lei ci avrebbe restituito, insomma, raccontandoci un po' anche le ricadute, insomma, le trasformazioni o la valenza e la funzione insomma sociale inclusiva di queste pratiche. Tutto questo però lo possiamo fare anche con Chiara Marchetti, che insomma anche lei come dire, di esperienze su questo campo ne ha avute molto. Io la saluto e la ringrazio per essere, insomma, per essere stata disponibile a partecipare a questo webinar. Chiara Marchetti è sociologa, insegna sociologia dei processi culturali, se non sbaglio tuttora, ma insomma con queste flessibilità degli incarichi di docenza a contratto può capitare di tutto, che insomma si cambia anche insegnamento. E, insomma, ha insegnato a Milano, poi magari ci dirà lei qualcosa di più. E, è una delle fondatrici di Escapes, laboratorio di studi critici sulle migrazioni forzate, che è insomma una realtà che da molti anni riflette sulle cosiddette migrazioni miste o appunto in questo caso forzate, il termine insomma si lega appunto alla riflessione che c'è dietro e a una presa di posizione rispetto alle migrazioni. Dal 2014 lavora anche nell'ambito della progettazione della ricerca del campo dell'asilo con l'associazione CHAC ONLUS di Parma, con cui ha realizzato direttamente, insomma, anche riflettuto, scritto molto anche su, insomma, su questo appuntamento fisso annuale del report sull'asilo della Fondazione Migrantes, sul tema, insomma, che è un po' al centro di oggi. E quindi, insomma, unisce un po' questi due profili, se vogliamo, quella della ricercatrice accademica, ma anche quella, insomma, della practitioners, insomma, dell'attivista che si è messa all'interno di queste sperimentazioni. Ecco, Chiara, rispetto appunto alla tua esperienza, insomma, agli stimoli eventualmente che hai potuto cogliere dalla ricerca, chiediamo, insomma, così, di dire la tua un po', insomma, su queste relazioni tra queste iniziative e il più ampio campo dell'inclusione sociale, insomma, a partire ovviamente anche dalle vostre dirette esperienze e dalle tue. Sì, grazie, grazie mille Sebastiano, grazie a tutte e tutti voi collegati, gli organizzatori. Ma parto con due battute. La prima, a proposito di insegnamenti cangianti, quest'anno ho la fortuna di insegnare a Ca' Foscari, di tenere un laboratorio di governance della coesione sociale, che ci ho messo già un po' a imparare il nome, però ci ritornerò perché insomma da sociologa appunto declinare il tema anche di cui parleremo oggi, delle pratiche interculturali dentro la cornice della coesione sociale, insomma, mi sembra una sfida ulteriore anche che ci fa fare un passo avanti anche da un punto di vista teorico e pratico. La seconda battuta che faccio è che oggi siamo tutti molto fortunati e mi spiace molto per Fabiana. Io per prima, se non avessi qui in casa dove mi trovo un amico che si sta occupando del mio bambino di 2 anni, non riuscirei neanche probabilmente a intervenire nemmeno io e vi avremmo fatto un bel regalo al vostro webinar. Lo cito questa seconda cosa, oltre che come excusatio anticipata in caso di rumori di fondo, anche perché questo tema delle relazioni, del sostegno, delle pratiche sociali che vanno oltre i sistemi di welfare tradizionali e che appunto permettono la tenuta delle comunità, delle vite individuali, familiari, è un qualcosa che di solito è sempre un po' espunto, no? Dai dibattiti, a meno che non si parli di specificamente conciliazione o di appunto, no, tematiche appunto di welfare in senso stretto. Ecco, per me è importante, al di là della, così, insomma, della battuta più sul mio livello personale, però introdurre il tema delle pratiche interculturali, delle pratiche di prossimità
di come questo si relaziona con i sistemi di accoglienza e di tutela, vuoi verso i minori, vuoi verso i neomaggiorenni, verso i rifugiati, verso gli stranieri, insomma poi capiremo con quale accezione, credo che sia un primo punto cruciale di, come si può dire, da mettere a fuoco, cioè non sono temi lontani, non devono essere temi lontani, cioè se da un lato, e poi insomma ovviamente vi racconterò più nello specifico, insomma in tanti soggetti del terzo settore, del privato sociale, ma anche del, penso molti comuni, abbiamo per 20 anni, no, cercato di sviluppare un sistema di accoglienza che definivamo e definiamo integrata e diffusa, dove il tema appunto dei diritti e dei servizi qualificati, non come si può dire, non separati dal resto della comunità, ma comunque diciamo così con competenze specifiche da, da sviluppare appunto in favore di richiedenti asilo e rifugiati per quello che riguarda ad esempio questo specifico target, è stata una priorità e è una, un lavoro peraltro, come sappiamo, ai noi mai compiuto del tutto, no? E su questo potremo fare un altro tipo di discorso. Ecco, questo sviluppo di competenze specifiche, questo sviluppo di un sistema di presa in carico integrata nel sistema di welfare è una parte del discorso, ma non è tutto il discorso. Non può essere, diciamo così, l'orizzonte culturale, politico, simbolico e pratico dentro cui limitare il tema appunto dei diritti, dei percorsi di integrazione e di emancipazione dei richiedenti asilo e rifugiati. Questo perché molto banalmente appunto così come me, così come tutti noi, voi che state seguendo, siamo qualcosa che ciascuno di noi è di più dei suoi bisogni, è di più delle sue tra virgolette mancanze, è di più di ciò che in quel dato momento della propria vita personale e biografica gli fa chiedere aiuto o gli fa aver bisogno appunto di un servizio specifico, di una tutela magari legale, di una di un professionista dell'accoglienza che lo accompagni in determinati aspetti. Questa frase, che questo assunto che sto dichiarando è talmente banale da essere invisibile per certi versi, cioè appunto da aver in qualche modo da essere sparito per lo più i soggetti, dai dibattiti, dai tavoli, dalle agende di chi si occupa di accoglienza, tutela e integrazione, perché confina, qualcuno direbbe confina troppo con gli ambiti privati, con gli ambiti personali, con il fatto che ognuno si farà gli amici che vuole, ognuno appunto ha le relazioni che riesce ad avere, chi sono io per dirti, no, fai amicizia con questo, con quest'altro, oppure viceversa, da parte degli italiani, delle comunità, appunto, nella migliore delle ipotesi si è costruito un sistema di delega verso appunto i sistemi di accoglienza in senso lato, e quindi è giusto che se ne occupi chi lo sa fare, perché sono appunto persone che hanno complessità, pensando ai rifugiati, difficoltà e traumi così specifici che è giusto che se ne occupi chi ha studiato per farlo. Oppure viceversa, ovviamente sappiamo anche esserci un'ampia porzione della popolazione che proprio, diciamo così, non, meno ce ne ha a che fare, meglio è, no? E quindi sicuramente entra in gioco anche un tema di razzismo, di separazione, di desiderio, diciamo così, di mantenere gli ambiti separati. Allora, se queste sono le considerazioni, ripeto, anche abbastanza banali di fondo, io quello che vi racconto, non lo racconto, potrei raccontarvelo e magari qualcosa vi dico in termini di ricerca, però ve lo racconto anche in termini di come questo interroga i sistemi di accoglienza, anche i sistemi istituzionali di accoglienza o di tutela. Perché un conto è dire, bene, c'è l'associazione, magari appunto Fabiana avrebbe raccontato, no? Refugees Welcome, che nasce come soggetto appunto di cittadini, di persone, di volontari, di attivisti che si mette, diciamo così, a disposizione in una relazione libera e scelta, no? Con rifugiati o con migranti o con chi per loro.
Un conto è dire, come posso dire io dal punto di vista di CIAC, che è un ente di tutela, che è un ente che ha visto la nascita appunto dell'allora SPRAR, l'ha animata, l'ha sostenuta, quindi che parte da un punto di vista situato, che è quello dentro appunto, no? I sistemi di accoglienza e in un'ottica di sussidiarietà, e dirci che è anche compito preminente e cruciale, secondo me, secondo noi, di chi si occupa di accoglienza, occuparsi di comunità interculturali, cioè ampliare, differenziare proprio il, diremmo così in progettese, il target delle nostre azioni, no? Il nostro ambito di attività. Quindi non più pensare che io lavoro con i rifugiati, tanto per capire, o faccio, cioè già sarebbe bene se diciamo lavoro con i rifugiati, qualcuno direbbe appunto lavoro per i rifugiati o faccio dei servizi appunto rivolti ai rifugiati. Allora dobbiamo ragionare in termini di lavorare con i rifugiati, ma lavorare con le comunità insieme. Quindi anche in questo senso avere come orizzonte, no? Che il mio lavoro di operatrice, per esempio, è andare al bar a bere un caffè con un cittadino italiano che forse un giorno potrebbe diventare un buddy o un mentor o un tutore, no? O un amico, meglio ancora, di un rifugiato. E forse non lo diventerà mai. E il mio compito è andare nei luoghi in cui le relazioni ci sono, è creare dei luoghi in cui queste relazioni si possano sviluppare. È lavorare più con le associazioni sportive che con le associazioni di volontariato per i rifugiati o di attivisti pro-migrants. Più, ovviamente adesso sto polarizzando in modo, come si può dire, deliberatamente provocatorio. Dovrò fare questo e quello. Però è importante che si sviluppi anche una competenza e una legittimazione e una professionalità specifica che ci permette di tenere dentro il lavoro con i rifugiati e il lavoro con gli italiani, chiamiamola così, appunto, fa un po' ridere, ma insomma, no? Con le comunità. Sapendo che uscire dall'orizzonte specifico dei bisogni, dei servizi dedicati e delle prestazioni, appunto, di presa in carico, ci fa fare una capriola. Perché non è solo un cambio di appunto prospettiva o di, come si può dire, no? Aggiungere un pezzettino, un servizio in più. Il fatto è che le persone, i rifugiati e gli italiani insieme, se vengono coinvolti in questo tipo di proposta, in questo tipo di attenzione, portano dentro esperienze, sguardi, parole, competenze, risorse diverse. Vi faccio un esempio così per scendere un po' dall'astratto e arrivare al pratico. Qualche settimana fa abbiamo accolto, è arrivato a Parma un giovane rifugiato sudanese che, se vogliamo metterlo secondo le mille etichette, era uno dei più traumatizzati e più vulnerabili, no? Quindi neomaggiorenne che veniva da un corridoio specifico per vittime di tortura dalla Libia, che con CIAC abbiamo condotto con MSF, quindi appunto mille come si può dire attenzioni, no? Da un punto di vista anche progettuale per le sue vulnerabilità. Il momento di ingresso nel progetto, quindi in cui è entrato fisicamente, è arrivato a Parma è stato accolto, è stato fisicamente appunto accompagnato in una casa che noi chiamiamo Wonderful World e che è una casa di relazioni di comunità, dove ci abitano sì dei rifugiati, ma dove si svolgono tutta una serie di attività, di iniziative, di giochi, di feste, di relazioni appunto tra italiani e rifugiati. E ci siamo trovati nella situazione un po' paradossale, noi con tutto il nostro, tra virgolette, armamentario della buona accoglienza, il mediatore che era in ritardo ma che stava arrivando, due operatori con tutte le loro schemini preconfezionati, lui che sente le voci, no? le chiacchiere delle altre persone che stavano giocando a scarabeo nell'altra stanza, e che dice: ma io non posso andare di là a giocare, non posso andare anch'io a partecipare a questa cosa che mi sembra, sento delle cose interessanti, mi incuriosisce. E si è collocato immediatamente, sapendo pochissimo niente di italiano, in una situazione dove c'erano ucraini, giovani, neomaggiorenni, volontari di una certa età, ragazzi in servizio civile,
e dove c'era un clima di assoluta, appunto, informalità e socialità, appunto. Allora, quella è l'unica cosa che possiamo e dobbiamo offrire a quella persona? Chiaramente no. Però se pensiamo a quanto questa accoglienza, no? Cioè il fatto che lui sia arrivato e che abbia trovato subito, anche visualizzato subito un contesto che era di relazioni, che era di spontaneità, che era anche di divertimento, perché no? Di svago, di leggerezza. E dove, guarda caso, magari anche l'apprendimento dell'italiano avveniva su basi assolutamente più spontanee, no? E più motivanti che non solo attraverso il corso di italiano codificato, dove riusciva a mettere in gioco delle competenze di socialità, di relazione, di come si può dire, anche di sua capacità, no? Di mettersi in gioco con quelle che non sono solo le sue parti, appunto, ferite, vulnerabili, traumatizzate, ma anche con, appunto, la sua dotazione di risorse. Ecco, questo gli ha permesso di vedere subito, di toccare con mano subito che, appunto, la nostra proposta di accoglienza, chiamiamola così, no? Di presa in carico, di tutela, si compone di tutti e due i pezzi. Allora, da un punto di vista specifico, questo vuol dire però sviluppare, legittimare, come dicevo prima, e anche inserire e anche inventarsi, ovviamente, al di là dell'estemporaneità apparente della partita Scarabeo, dei dispositivi, degli strumenti, dei contesti, delle forme di monitoraggio, di valutazione, di ricerca che ci permettano di dire, no? E di adesso dico misurare, che è sempre una parola, insomma, persino fastidiosa, ma insomma di considerare qual è l'impatto poi, al di là delle nostre ipotesi, sulla vita delle persone, sulla vita dei rifugiati e degli italiani insieme, di questo tipo di iniziative. Perché appunto nello specifico, se penso, quando un anno e mezzo fa abbiamo iniziato con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e con lo stesso Refugees Welcome a portare avanti un programma che, appunto, di cui avete anche dato notizia, appunto, nel vostro report, che è, appunto, il programma di community matching, no? Uno di questi tanti nomi con cui parliamo di, appunto, di queste amicizie che si possono sviluppare, sia noi come CHAC attraverso, e io personalmente attraverso le mie ricerche, sia UNHCR attraverso i suoi percorsi partecipati di assessment con i rifugiati, avevamo appreso che per i rifugiati stessi, il tema delle relazioni con gli italiani, il tema del sentirsi visti, del sentirsi considerati come persone, di sentirsi meritevoli di relazioni di amicizia e non solo di aiuto di professionisti, era il tema che addirittura per molti veniva e viene prioritizzato persino rispetto alle drammatiche cose che sappiamo accadere in tutta la procedura d'asilo o nell'accesso al paese, nell'accesso alla procedura, nell'accoglienza in senso stretto. Quindi non è un qualcosa di, come dicevo prima, quella pennellata in più che uno dice, no? Mettiamoci un tocco di amicizia perché ci piace, no? L'amicizia tra i popoli. No, questo diventa un tema cruciale per i rifugiati. Appunto adesso stiamo conducendo anche tutta una serie di ricerche poi per verificare, i primi dati ci danno conferma di questo, ma insomma avremo il piacere di condividerli ulteriormente man mano che andiamo avanti, sul fatto che per i rifugiati questo rappresenta appunto una priorità e che quindi appunto va sviluppata anche in termini specifici. Ma anche stiamo scoprendo, cosa forse anche questa abbastanza prevedibile, che non si riverbera solo sul singolo rifugiato e sul singolo italiano che si offrono, che sono coinvolti in questo tipo di relazioni, ma che l'impatto va a toccare, va a riverberarsi, appunto, come dicevate nel titolo, no, del mio intervento, sui territori. Per cui c'è un effetto a cerchi concentrici, perché nel momento in cui noi mettiamo in comunicazione, facilitiamo l'amicizia, creiamo i contesti dove singole persone
si parlano, si confidano, si creano appunto dei legami di intimità, queste persone portano dentro queste relazioni, vuoi fisicamente, nel senso che poi escono insieme in gruppo, o vuoi simbolicamente, vuoi attraverso il passaparola nelle proprie reti, si portano dietro appunto intere comunità. Pensiamo alle comunità religiose, pensiamo alle comunità nazionali, di connazionali, pensiamo ai colleghi di lavoro, pensiamo ai vicini di casa, pensiamo alle famiglie allargate, e volutamente non sto dicendo se di italiani o di rifugiati, no? Per cui quello che può sembrare riguardare solo 10, 20, 30, 50 persone, in realtà appunto produce un impatto e anche un cambiamento. In che misura, come vi dicevo, ve lo racconterò magari l'anno prossimo o insomma in una prossima occasione quando avremo appunto ulteriori dati. Però io credo che questo sia importante, perché il tema del razzismo, della discriminazione, ma anche della criminalizzazione di chi si occupa con di rifugiati, di migranti, sono dei temi che possiamo e dobbiamo affrontare a livello macro, a livello di politiche, di narrazioni, di media, quello che vogliamo, ma dobbiamo anche affrontare a livello appunto micro, pensando però che c'è un impatto che sale di grado da quello delle singole relazioni interpersonali su un impatto più grande. Vi faccio anche qui un esempio. Molte persone italiane che appunto hanno fatto amicizia con dei rifugiati ci dicono: io non mi ero, sono sensibile, sono una persona comunque che pensavo come si può dire, no? Di conoscere a grandi linee l'esperienza dei rifugiati, dei migranti, ma io finché non sono andata in autobus insieme a Amira, insieme a Ahmed, io non mi sono accorta di qual è l'esperienza quotidiana del razzismo e della discriminazione. Non ho avuto una misura, non so come dire, no? Un polso reale, finché non l'ho visto insieme a una persona a cui voglio bene, cioè che l'ho patito insieme a lui e a lei. E viceversa, persone rifugiate che dicono, non so, penso a Parma, dove io abito, che è un paesone fondamentalmente, e che dicono: io in quella strada, che è quella del centro un po' fighetto, no? Della movida, dello shopping più ricco, io non mi sento a mio agio andare in giro, non è casa mia, non la sento casa mia, l'ho sentita casa mia quando sono andata insieme a Daniela, a Filippo, e questa cosa appunto ci permette di abitare gli spazi pubblici e anche privati, ma appunto privati intesi come quelli delle case, che si fanno spazio pubblico nel momento in cui sono appunto attraversati da queste presenze, abitarli con queste pratiche interculturali che però appunto si rendono visibili, si alimentano anche di una riflessione dentro cui, e con questo concludo, dentro cui è importante garantire un accompagnamento. Cioè, se l'esperienza del vado in autobus e vedo che Amira, Ahmed sono trattati male, rimane solo nella sofferenza, tra virgolette, nell'empatia del singolo amico e cittadino, è un passo avanti, ma appunto rischia di rimanere un po' lì incistato in qualche modo. Quindi anche in questo senso è molto importante che si creino elementi di circolarità, di contaminazione, di informazione, di scambio, di riflessione congiunta, dove allo stesso tavolo si siedono operatori, rifugiati, buddy italiani, dove c'è una occasione per dare parola, per dare visibilità, ma anche risposte condivise a questo tipo di situazioni. Quindi non appunto l'equipe degli operatori che per conto proprio pensa come affrontare la questione, non solo il rapporto di amicizia tra Ahmed e Daniela, ma anche insieme momenti e occasioni, potremmo chiamarli focus group, possiamo chiamarle assemblee permanenti, possiamo chiamarla coprogettazione, e dovremmo chiamarla così, dove a partire da queste esperienze dirette e ognuno portando un punto di vista appunto situato e specifico, si mettono a fuoco anche piste di lavoro e di trasformazione ulteriore. In questo senso torno a chiudere appunto da dove avevo iniziato.
questo interessa molto chi si occupa di accoglienza. Non può essere un qualcosa che rimane fuori, non può essere un qualcosa che rimane solo consegnato all'associazione che si occupa di amicizia con i rifugiati, perché lo sguardo che si porta dentro, anche poi nei processi di aiuto professionale, no? Di relazione professionale, chiamiamola così, multidisciplinare, tipica dell'accoglienza integrata e diffusa, assume tutta un'altra valenza se riesce a assorbire, a recepire questo tipo di sguardi e questo tipo di esperienze. Mi fermo qui, mi sono forse anche rubata il tempo di Fabiana eventualmente, scusatemi se sono stata lunga, e grazie intanto e spero di avervi dato un contributo e una riflessione di qualche utilità. Sì, grazie Chiara, no, ti abbiamo lasciato un po' espanderti nel tempo appunto perché non c'era Fabiana e quindi insomma no, hai riempito bene insomma tutto lo spazio disponibile, se spegni la telecamera è perché appunto hai esigenze di equilibrismo tra genitore e lavoratore, insomma non ti preoccupare, e ti ringraziamo insomma molto per l'intervento che insomma ha attraversato moltissimi temi mi sembra, e appunto ne sottolineo due o tre anche un po' poi per rilanciare la fase successiva e per rispondere in parte a delle sollecitazioni che sono arrivate in chat, e su questo insomma invito il pubblico appunto a provare a porre domande o insomma commenti che cercheremo magari in tempo reale poi di eventualmente se ce la facciamo insomma di girare ai relatori. E la prima cosa appunto che sottolineavi che queste forme insomma di relazione interculturale più o meno organizzata, queste forme di prossimità orientata, non sono solo il grimaldello, se vogliamo, per aprire le porte delle società ospitanti da un punto di vista pratico, concreto, magari a singole persone che altrimenti insomma avrebbero più difficoltà a inserirsi, ma sono anche occasioni per coltivare aspetti diversi rispetto ai bisogni primari, no? Sono occasioni in qualche modo per aprire anche a spazi e a bisogni secondari le persone, che possono essere appunto spazi di interazione, socialità fine a se stessa, spazi di espansione della persona, in cui si possano vivere anche dimensioni volitive, di piacere, di realizzazione del sé, no? Cioè fanno uscire da quell'idea ristretta e anche insomma in qualche modo miserevole insomma, no, del migrante come semplicemente un corpo o una persona che ha dei bisogni assolutamente immediati, necessari in quanto vittima di qualcosa, ma invece lo rilancia su una dimensione insomma, no, più ampia e più completa di persona, in cui appunto le relazioni di prossimità possono inserirlo e dargli modo di vivere anche questi aspetti. E poi insomma sono appunto da un punto di vista invece più ampio queste pratiche, se declinate anche come dicevi te, permettono, no, di uscire da quel separatismo e da quella dicotomia tra lo straniero appunto bisognoso e vittima, ma comunque straniero e diverso e separato da noi, e l'italiano, no? Perché invece chiamano in causa l'intera comunità insomma che lo ospita, e qui io vedo appunto una declinazione secondo me fondamentale anche da un punto di vista politico dei processi di integrazione. Sappiamo che l'integrazione insomma per come è stata vissuta e organizzata, pianificata insomma dalle politiche statali degli ultimi almeno 10 anni, riassumibili un po' sotto l'idea della civic integration, chiamano in causa il singolo cittadino migrante, scaricando in qualche modo la responsabilità sull'individuo migrante di integrarsi, per cui spetta al migrante dimostrare di essere bravo, onesto, imparare l'italiano, rigare dritto, avere un lavoro, avere una residenza, in qualche modo delegando a lui no, il compito di diventare cittadino, mentre è deresponsabilizzando il resto della cittadinanza invece del contesto residente e le istituzioni nel dover fare invece un compito di appunto di accoglienza, di ospitalità, di presa in carico vera insomma, in cui la responsabilità dell'integrazione è un compito di tutti, è un compito che ci riguarda direttamente, che ci chiama in causa direttamente.
E in questo senso, allora, per rispondere anche a una sollecitazione in chat che diceva non è stato espresso cosa si intende per intercultura, e in qualche modo disinnescare anche il sospetto che si parli qui di intercultura come qualcosa di, come dire, cristallizzato in tratti culturali assolutamente immobili, statici o insomma incomunicabili o scarsamente negoziabili, in cui bisogna conoscere la cultura dell'altro come se fosse qualcosa di compatto. Insomma, beh, siamo sociologi, antropologi abituati invece a smontare, a decostruire anche queste categorie di cultura e quindi anche di intercultura. Però l'esempio che faceva Chiara attraversa anche un po' questo tema, no? Dell'autobus e dell'aver vissuto con gli occhi di un migrante una situazione così sociale qualunque come quella sui trasporti, un mezzo di trasporto. Cioè, per come intendiamo l'intercultura, o almeno insomma come anche declinata nel paper o nella relazione che avete sentito, è proprio un sapere entrare e uscire, no? Da postazioni diverse, da insomma estraniarsi anche un po' dalla propria posizione, dal proprio essere situato in una cultura, in un contesto, l'intercultura, no? Quindi la disponibilità a vivere esperienze con gli occhi del migrante e allo stesso tempo a saper guardare se stessi, la propria società, le proprie convenzioni, i propri comportamenti attraverso lo sguardo del migrante. Quindi un estraniarsi e un entrare e uscire continuo dal proprio ristretto universo di riferimenti culturali e saperlo proiettare e mettere in circolazione e scambiarlo con quello di altre persone che possono avere impressioni e riferimenti e, come dire, considerazioni diverse rispetto a noi. Ecco, per lanciare invece la seconda parte della mattinata, che invece chiama direttamente in causa decisori politici locali, comuni, assistenti sociali, funzionari, insomma, che mettono in pratica e che hanno costruito a livello locale, insomma, queste tentativi e queste progettualità di accoglienza che passano attraverso le relazioni di prossimità, appunto rilancerei anche l'idea, insomma, no, dell'integrazione e del dover parlare non solo a rifugiati, richiedenti asilo e migranti, ma alle stesse comunità dove essi vivono, e quindi insomma questo sguardo allargato, bifocale o addirittura senza, appunto, riprodurre insomma, no, la dicotomia italiani-stranieri, semplicemente multifocale sui diversi aspetti che in qualche modo sono chiamati in causa dai processi di integrazione e di inclusione sociale, e quindi andare anche a smuovere, a sollecitare, a costruire reti e responsabilità anche nelle comunità di accoglienza e nelle società e in primis nei contesti locali e quindi nelle amministrazioni pubbliche, che devono farsi carico, insomma, dei processi di integrazione ed essere presenti lì e dire la loro. Apriamo insomma la seconda parte. Da programma c'è l'intervento, appunto, che doveva essere di Camilla Orlandi, che ha avuto un problema di salute di ANCI, insomma, responsabile del Dipartimento Integrazione e Accoglienza della Gestione Immigrazione di ANCI, che appunto si è fatta sostituire da Monica Lancillotto, che è responsabile della rete SAI. Non so, Monica, se vuoi parlare per prima o vuoi, come ANCI, insomma, commentare e parlare dopo i comuni. Probabilmente, insomma, va bene anche che tu possa fare una panoramica introduttiva in cui, rispetto appunto anche alle esperienze che sentiremo, all'attivazione insomma di diversi contesti locali e amministrazioni pubbliche, che cosa in qualche modo si dice all'interno dell'ANCI, come si guardano queste esperienze, come in qualche modo, che strade, che prospettive ci possono essere per renderle anche sempre più diffuse, consolidate, federate fra di loro, in qualche modo messe in rete. Per sì. Cui... sì, sì, assolutamente. Va benissimo per me parlare per prima. Innanzitutto, chiaramente, vi ringrazio perché la pubblicazione
Molto interessante, appunto io l'avevo già letta prima di sapere che sarei dovuta intervenire, visto che appunto Camilla all'ultimo minuto proprio non è potuta essere presente, quindi l'avevo letta già con molto interesse, quindi comunque vi ringrazio, diciamo, di questa opportunità di parlare, no? Di quelle che si chiamano le tutele leggere, e che voi stessi avete chiamato tutele leggere. Mi dispiace molto non aver avuto la possibilità di sentire anche l'intervento di Fabiana, che comunque insomma è sempre interessante sentire. Chiara Marchetti appunto ha fatto una panoramica che penso sia utilissima da tenere presente anche per i comuni. E invece per quanto riguarda me e diciamo per quanto riguarda l'ANCI in modo specifico, diciamo che per ANCI ogni coinvolgimento della comunità locale, intesa proprio diciamo come comunità locale nella sua interezza, quindi comunità locale fatta di italiani e di stranieri presenti sui territori, è fondamentale, è oro colato fondamentalmente, quindi bisogna però saperlo fare. Mi colpiva molto quell'esplicitazione nella ricerca in cui voi dicevate che i cittadini stranieri, insomma, che si mettevano a disposizione, che si sono messi a disposizione sul discorso di alcuni interventi specifici, tipo il mentoring piuttosto che, non so, l'accoglienza in famiglia, lo avevano fatto anche in qualche modo, no? Per rivendicare, sostanziare, insomma, no? La loro cittadinanza, insomma, la loro capacità appunto di essere cittadini attivi in una comunità locale, insomma, e quindi di essere delle risorse e non solo appunto dei migranti, dei poveri migranti, no, sono persone che hanno proprio delle competenze, no? In questo, per esempio, mi viene in mente l'affido leggero, l'affido quella forma di affido fatta dal comune di Cremona, che va proprio a sollecitare giovanissimi neomaggiorenni nell'affido di minori, perché questi giovani neomaggiorenni sono considerati competenti, cioè sono considerati persone che hanno delle risorse vere da mettere in gioco, non solo per le persone che diciamo come loro, per i minori che come loro stanno facendo uno stesso tipo di percorso, ma anche proprio per la comunità locale, perché significa che sostenere degli altri ragazzini a fare un percorso virtuoso e aiutarli comunque comprendendo fino in fondo le loro difficoltà, significa anche contribuire a far sì che questi stessi ragazzini poi a loro volta possano essere dei cittadini consapevoli, insomma. Quindi penso che una delle parti più importanti della vostra ricerca sia questo, o almeno quello che colpisce che ha colpito di più me. E quindi qualunque sia il percorso per sollecitare l'interesse della comunità locale tutta intesa nel suo insieme rispetto al tema dell'inclusione dei migranti, e quindi facendo sì che questa comunità locale sia uno dei protagonisti per il buon esito del percorso di integrazione, è importantissimo, perché ovviamente comporta una risposta che è una risposta includente da parte dei territori, e quindi è l'altra faccia della medaglia, insomma, no?
Quindi queste forme appunto prendono diverse diciamo, queste azioni prendono diverse forme che possono andare, come ci avete spiegato bene, dall'affido all'accoglienza in famiglia, alla questione dei tutori volontari e tutto il discorso poi che si va a sviluppare anche sul mentoring. Quindi nell'ambito di queste azioni qui l'ANCI è assolutamente, come dire, è assolutamente disponibile e sostiene in tutti i modi questi tipi di percorsi. Quindi dobbiamo trovare il modo per lavorare ancora di più insieme rispetto a queste azioni specifiche. E mi viene in mente il movimento di Padova, diciamo che vede l'assessora Margherita Colonnello come animatrice di questo gruppo, di questa rete di comuni che diciamo vogliono sostenere le accoglienze in famiglia, per esempio, quindi vogliono che ci sia una strutturazione maggiore per quanto riguarda l'accoglienza dell'accoglienza in famiglia, appunto. E la funzione di ANCI è comunque quella, secondo noi, di fornire gli strumenti tecnici per orientare meglio queste disponibilità ed evitare appunto che poi queste risorse si brucino, insomma, in qualche modo. Quindi far sì che i comuni siano consapevoli della delicatezza anche di attivare questi tipi di interventi, e si chiamano tutele leggere, appunto, ma non c'è nulla di leggero, cioè devono essere interventi portati avanti da professionalità specifiche, da persone che lo sanno fare, che sono consapevoli, no? Di tutto ciò che comporta diciamo attivare le risorse della comunità locale per innescare appunto processi di inclusione che vedano diciamo le due parti in gioco, no? Quindi gli italiani, appunto, chiamiamoli così, e i migranti, costruire insieme una nuova società. Quindi è molto importante che queste azioni vengano fatte da professionisti sia all'interno delle comunità, dei comuni, sia diciamo sviluppati in fortissima partnership con il terzo settore, con il privato sociale, che è fondamentale ovviamente, perché altrimenti i comuni non ce la possono fare da soli, no? Quindi è molto importante che ci sia però questo link forte. Per quanto riguarda l'accoglienza in famiglia nello specifico, questa secondo noi diventa fondamentale in fase di uscita, soprattutto perché permette al neomaggiorenne, per esempio, no, di avere poi veramente un sostegno che gli viene dalla rete anche sociale della famiglia che accoglie. Nell'affido, per esempio, di minori, le famiglie diventano parte addirittura dei servizi sociali, cioè i comuni, attivando l'affido, non si sgravano di parte della responsabilità, o non si dovrebbero sgravare di parte della responsabilità, ma l'affido, diciamo, amplifica la responsabilità dei comuni. Cioè, noi sappiamo benissimo che l'affido in generale, ma anche per i minori stranieri non accompagnati, è appunto una risorsa, è un'azione molto complessa per una serie di motivi che non starò qui a dire, perché siamo tutti consapevoli, diciamo, mi sembra che siamo tutti, diciamo, professionisti. Però per un comune, cioè per un servizio sociale, onestamente, è molto più semplice gestire 10 minori in comunità piuttosto che 10 minori in affido, perché l'affido appunto è enormemente più complesso. Quindi
Cioè, se non si fa così tanto, molto probabilmente dipende anche da questo, no? Noi siamo consapevoli di questa cosa ed è per questo che comunque, come dire, come ANCI e anche comunque all'interno del SAI come servizio centrale, noi come dire, favoriamo molto l'affido familiare, perché ci rendiamo conto che certe volte in certi contesti diciamo, gli enti locali possono anche, come dire, gravati da tutta una serie di altre situazioni, andare a intervenire di più sull'accoglienza in struttura, non prendendo in giusta considerazione invece anche quest'altro aspetto. E i comuni che parleranno dopo di me credo che possano assolutamente confermare questa lettura. E alcuni, appunto, c'è Ravenna, per esempio, a Ravenna si fa l'affido familiare, quindi Daniela Gatta potrà assolutamente spiegare, no, come la complessità, no, che poi alla fine c'è stato dietro questo lavoro di promozione dell'affido familiare, insomma, per un comune e dalla parte, diciamo, dal punto di vista dei comuni. Quindi ANCI vuole che anche le azioni relative alle tutele, diciamo, a questi interventi di tutela leggera si sviluppino assolutamente all'interno del welfare locale, cioè per noi è fondamentale questo, e quindi ci deve necessariamente essere la centralità dei servizi sociali. Quindi questo è il vero lavoro, diciamo, che alcuni comuni hanno fatto, che molti comuni hanno fatto e che invece deve essere fatto ancora da parte di altri enti locali, nonostante la gestione, per esempio, di progetti SAI per minori. Ok, quindi non è facile, come dire, andare poi ad uniformare, no, le diciamo andare a uniformare con gli stessi standard, diciamo, di eccellenza tutti i comuni su alcune azioni specifiche, no? Quindi Ravenna, appunto, fa l'affido, Roma si è sperimentata benissimo sull'accoglienza in famiglia, altri territori non fanno né affido né accoglienza in famiglia, quindi è lì che noi dobbiamo andare a lavorare, sia come ANCI, sia come servizio centrale, sia come enti che lavorano, diciamo, in partnership con i comuni. E io dico di più, che secondo me moltissime di queste tutele leggere dovrebbero essere allargate a tutti i minori. Quindi, diciamo, come ANCI teniamo a fare questa cosa qui, cioè uscire un po' dalla logica del minore straniero non accompagnato, ma andare a fare un discorso più generale proprio di welfare locale, a diciamo, a vantaggio e a tutela di tutti i minori in carico su quel territorio, che siano minori stranieri non accompagnati, seconde generazioni, minori italiani, neomaggiorenni, minori stranieri, ex minori stranieri non accompagnati, oppure neomaggiorenni in carico ai servizi sociali, perché lo erano già stati da minori, perché provenienti da famiglie multiproblematiche, eccetera. Quindi penso che penso che sia venuto il momento anche di agire con un'ottica di questo tipo, proprio perché diventa fondamentale non fare, appunto, il progettino per la tutela del povero migrante, ma diventa fondamentale che lo sguardo del welfare sia includente in generale, insomma. Quindi proprio anche nella gestione delle risorse pubbliche in generale diventa importante che si ragioni per rafforzare le opportunità di questo tipo per i comuni,
E nel SAI diciamo, sappiamo che l'intervento è chiaramente limitato, l'accoglienza è temporanea all'interno del SAI e anche molto scandita, diciamo, temporalmente. E per questo motivo, secondo noi, appunto, diventano importanti i fondi FAMI, perché chiaramente possono finanziare interventi laddove il SAI finisce o diciamo possono andare ulteriormente a rafforzare alcune azioni che il SAI magari in questo momento o in alcuni territori per una serie di motivi non è in grado di sviluppare, di fare. E quindi diciamo noi veramente auspichiamo e chiediamo che ci siano delle partnership sempre più forti tra chi presenta i progetti FAMI, qualora magari non sia direttamente il comune a farlo, come per esempio fa Bologna, per esempio, no? Però non pochissimi sono i comuni che presentano direttamente loro i progetti FAMI e quindi è importante che ci siano delle partnership forti che devono progettare gli interventi quindi in continuità con i SAI territoriali, proprio per non disperdere queste energie. Cioè, spesso noi abbiamo visto progettini appunto che magari sviluppano azioni che durano un anno e poi spariscono, no? Quindi è chiaro che anche i FAMI, no? Sono risorse temporanee che vanno a finanziare progetti che poi finiscono. Però se noi utilizziamo bene queste risorse diventano importanti. Penso ai FAMI che hanno finanziato le azioni di sostegno e di implementazione dell'affido familiare, per esempio, nell'ultimissima, diciamo, parte finale dei fondi della passata tornata. E lì eravamo riusciti proprio a far mettere all'interno del bando il fatto che le azioni dei progetti per sviluppare l'affido familiare fossero sviluppate prevalentemente con il coinvolgimento di uno o più comuni che afferivano al che avevano progetti SAI per minori. E questo, sentendo anche i progetti SAI per minori, è stato estremamente importante, perché ha permesso appunto di andare a ulteriormente sostanziare delle azioni che magari quei progetti non avrebbero sviluppato con la stessa, diciamo, con la stessa complessità. Monica, io adesso ti devo interrompere perché il tempo è scadutissimo. Ah, ok, scusate, allora va bene, questo penso che sia sufficiente. Okay. Hai offerto un quadro abbastanza esauriente e insomma confortante rispetto al fatto che, insomma, mi sembra che l'ANCI abbia le idee chiare. Sì, assolutamente. Sia sul valore appunto di queste cosiddette forme di prossimità o, come insomma hai detto, tutele leggere, e qualcuno in chat ha anche detto ma perché tutela, che insomma è, come dire, è un termine che viene percepito come controllo o comunque insomma non è, come dire, non offre garanzie insomma di non intrusione, ma però insomma chiaramente ci sono tante le parole minate che utilizziamo, anche la stessa integrazione, insomma. Sì, esatto, sì. Cioè, la intesa insomma come fondamentalmente come cura, come attenzione, come supporto, insomma possiamo declinarlo in tanti modi. E, appunto, dicevo che l'ANCI mi sembra abbia le idee chiare anche su un potenziale ruolo, no, di regia, di raccordo di queste iniziative e anche così di, insomma, fornitrice di direttrici di principio e organizzative, insomma, a quello che i comuni stanno facendo. Adesso noi abbiamo collegata l'assessora Funari del Comune di Roma, assessora per le politiche sociali e per la salute, che saluto. Ci siamo conosciuti in occasione dell'evento finale del progetto
della sperimentazione sui tutor per l'integrazione del progetto Fare in Comune, che io insomma in qualche modo ho già citato anche nella mia relazione precedente, e a cui immagino, Assessora, insomma lei farà anche riferimento. E abbiamo anche discusso insomma un po' di come queste pratiche di inclusione sociale che passano attraverso insomma la collaborazione tra cittadini e istituzioni e associazioni anche private, insomma del privato sociale del territorio, possano costituire insomma non solo delle pratiche sempre più consolidate e che responsabilizzino le comunità locali, la municipalità rispetto ai temi dell'integrazione, ma anche, no, consolidarsi come policy sempre più diffuse e quindi insomma anche in qualche modo in rete con altre municipalità o appunto attraverso forme di raccordo. Su questo magari poi il Comune di Ravenna ci potrà raccontare del punto di Padova di novembre nell'ambito del progetto Embracing, in cui si è già un po' in qualche modo discusso di come mettere in rete questo. Io le lascio la parola e grazie per la tua partecipazione. Grazie a voi, grazie dottor Ceschi. Mi scuso per non aver potuto seguire fin dall'inizio l'evento e mi scuso anche per non poter seguire il resto delle relazioni. No, vi ringrazio perché, come voi avete ben citato, è un tema che, diciamo, in questo primo anno e mezzo di mandato nuovo di amministrazione a Roma abbiamo voluto riprendere una parte forse già iniziata, ma soprattutto valorizzarla in un'ottica di impegno per farne veramente un'azione che però esca, come ho sentito, diciamo, chi mi ha preceduto, dalla sperimentazione, anche perché alcuni comuni io credo che possono anche approfittare delle sperimentazioni degli altri e quindi far sì che quelle buone prassi vengano poi se strutturate anche fatte, diciamo, proprie per la prima volta. Avete citato la rete delle città accoglienze lanciata dall'assessora Colonnello a Padova, ero con lei quel giorno, Roma ha aderito convintamente e abbiamo proposto anche al sindaco Biffoni, che poi era, diciamo, in quel giorno abbiamo condiviso con l'ANCI insieme questa piattaforma, perché vorremmo che sempre di più questo tema dell'accoglienza fosse effettivamente rientrasse in uno strumento che possa essere strutturato e quindi attivabile dai comuni in maniera continuativa. Citava la dottoressa Lanzillotto il tema dei fondi FAMI, concordo che sono sempre un'ottima occasione di finanziamento, ma come poi lei diceva hanno un inizio e una fine. Noi siamo convinti, e Roma l'ha detto più tavoli, a sostegno anche di altri comuni, forse più piccoli, che hanno avuto una dimensione di accoglienza in famiglia, forse anche a volte per i numeri, credo sia anche più facile in un inserimento a livello cittadino. Roma non vuole, diciamo, su questo invece rinunciare a questa sfida, perché il tema di un'inclusione che passi per un'attivazione della comunità a 100 totale, diciamo, adesione, ritengo che sia la strada giusta da percorrere, o comunque una delle strade da percorrere. Quello che, per cui mi auguro e spero che potremo arrivare anche a strutturarlo nell'ottica del SAI, l'accoglienza in famiglia, perché questo è, in parte alcuni comuni hanno chiesto, è che è una strada. Io mi rendo anche conto che c'è il tema di uniformità, perché giustamente ANCI è per noi una cornice necessaria, vitale, di sostegno e di supporto, che ci mette nelle condizioni, diciamo, anche di garantire su e di lavorare, diciamo, insieme e andare, non lasciare indietro nessuno o in qualche modo portare avanti le stesse politiche. Però i contesti territoriali non sempre, diciamo, hanno le stesse storie, e quindi avere più possibilità in cui ognuno può valorizzare il proprio impegno di attività anche della propria comunità e di quanto si può rispondere una città a attivare un meccanismo, secondo me potrebbe essere un'occasione da mettere finalmente un po' in campo, attivando un percorso con pur tante difficoltà e monitoraggi e ciò che va messo a punto con tutte le sue differenze. Ribadisco, diciamo, anche che credo che questo tema dell'accoglienza in famiglia debba essere anche inserito nella più strutturale sistema del SAI. Questo lo dico in premessa, perché appunto poi
Leggevo anch'io prima delle chat, le parole che usiamo è difficile non sbagliarle o non renderle. È un linguaggio, ognuno che per la propria sensibilità può recepire o meno in un modo diverso, che in qualche modo ne può prendere un aspetto o un altro, quindi anche il titolo della ricerca, forme leggere, e leggere l'abbiamo messo tra virgolette, l'avete messo tra virgolette, di tutela, affido e prossimità, ci apre a una riflessione che sarebbe veramente fin troppo ampia, cosa ognuno di noi per la propria esperienza, conoscenza, attività professionale o meno, o anche know-how professionale, legge dentro queste tre parole, tutela, affido e prossimità. È evidente che però tutto si parla in una costruzione di percorsi di inclusione e di inclusione anche attraverso l'interculturalità e di un'attivazione di cittadinanza e di società civile, che credo che possa rappresentare poi, diciamo, arrivati anche a una condivisione di titoli che noi vogliamo dare, in cui siamo tutti d'accordo che stiamo usando quella parola e a quella parola diamo a tutti lo stesso significato, è fare rete, fare città, è fare comunità alla fine, perché la sfida e l'ambizione finale è fare comunità attorno a chi arriva nelle nostre città, attorno a chi arriva a Roma, dico per quello che mi riguarda, e a Roma credo che il progetto già sperimentato con i tutor, con tanto ancora da valorizzare nell'ottica della nostra amministrazione, diciamo, nel dare seguito, nel partire da quello che è stato poi un monitoraggio su quell'esperienza, nell'ottica di ragionare sul tema dei minori stranieri non accompagnati, perché il tema numerico ci spinge sempre, questo anche lanci di stacco il tavolo, giustamente comuni, siamo sempre a chiedere aiuto perché non ce la facciamo con le risorse economiche, e che in qualche modo non abbiamo proprio i posti per l'accoglienza, quindi adesso ragionare su come farne altro tipologia di accoglienza sembra un po' utopistico. Io dico di no, cioè nel senso che se anche nel momento in cui ci si mette insieme a riflettere su percorsi differenziati per situazioni anche diverse che arrivano nelle nostre città, noi avremmo moltiplicato le risposte, non avremmo spostato risorse o piuttosto ridotto o piuttosto perso tempo perché serviva altro. Quindi per me tutto quello che in questo senso, anche se non ho avuto il tempo di leggerla con l'attenzione, perdonatemi, anche la ricerca lo farò meglio, però anche tutto quello che emerge dalla ricerca che presentate in termini di buone pratiche, di esperienze, credo che possa essere messo a fattor comune a livello di riflessione tra comuni senza enti locali, che ci permetta di migliorare anche nel rispondere a quella che è una cosiddetta emergenza, perché anche qui quando parliamo di parole parliamo di emergenza quando sono fenomeni strutturati da anni, quindi non possiamo continuare a dire non stanno arrivando e non lo sapevamo. Ecco, dovremmo invece parlare di accoglienza sempre, uscire fuori da questa parola emergenza. Io mi prendo proprio un minuto per raccontare questa nuova invece esperienza attivata a Roma sul tema dei minori stranieri non accompagnati, perché a proposito di cercare risorse altre con fondi FAMI che citava la dottoressa Lanzillotto, attualmente i minori stranieri che arrivano a Roma e vengono identificati dalle forze dell'ordine, non avendo noi come comune più disponibilità di posti nelle case per minori, molto spesso ci rivolgiamo a altri comuni del Lazio, molto spesso ci rivolgiamo a altri comuni d'Italia, e quindi la permanenza di questi giovani ragazzi, per lo più uomini, passavano diversi giorni nei commissariati o nei nostri gruppi della polizia locale, perché dal lato nostro, sala operativa sociale e servizio minori, facevamo molta fatica ad attivare il circuito d'accoglienza, con tutte le difficoltà legate a lasciare un giovane ragazzo in una commissariato di polizia per più di 48 ore senza un'adeguata assistenza, senza un'adeguata comprensione di quello che accade, senza una mediazione, senza che si possa capire, mettendosi nei panni di questi giovani, cosa accade, perché noi lo sappiamo bene, ma per loro chiaramente
è il contrario che fare inclusione dal primo giorno, è tutt'altro, diciamo, purtroppo era una, si generava un meccanismo di, quasi di allontanamento, di stazionamento, fino a che poi finalmente se si trovava un posto venivano poi trasferiti. Abbiamo, ho proposto con la collaborazione dell'allora prefetto Ferrandino, direttore del Dipartimento Immigrazione che adesso è a Firenze, di sperimentare in coprogettazione con la prefettura un servizio che poteva accogliere, tutelare in queste 48-72 ore che purtroppo è oggettivo, è un tema che ancora non abbiamo risolto, le persone, che i giovani che arrivano a Roma. Questo servizio dal 1 marzo è attivo, la coprogettazione l'ha fatta la prefettura di Roma, la stazione appaltante della prefettura di Roma con fondi FAME, con il comune di Roma partner a questo tavolo, un avviso pubblico, un soggetto del terzo settore che si è presentato, ed è partito quello che oggi da 3 giorni accade. Quando arriva una segnalazione dalle forze dell'ordine, devono fare la loro funzione di identificazione, ci prendiamo cura di questa situazione, anche dell'attesa. Cioè è un'attesa con cura, ecco, questo abbiamo voluto stravolgere, perché ogni momento dell'accoglienza secondo me ha bisogno della sua specificità. C'è un'equipe di professionisti che, diciamo un segretariato sociale itinerante, gestisce questi colloqui, ci sono dei posti in emergenza di primissima accoglienza qualora noi non siamo in grado di trovare il posto subito, e c'è poi un trasporto, perché l'altro annoso problema è anche che la polizia doveva trasportare con i mezzi della polizia, immaginatevi anche quello che poteva avere di conseguenze, ma c'è il trasporto, viene effettuato dall'ente del terzo settore e spiegato e accompagnato fino alla struttura finale, diciamo, di inserimento. Allora adesso veramente poi sono troppo lunga e vado a chiudere, però lo volevo solo diciamo raccontare, perché credo che anche di fronte alle situazioni in cui rimaniamo bloccati, tipo come amministrazione, su un'impossibilità come quella attuale, perché oggi non solo non abbiamo, diciamo, gli strumenti economici per fare accoglienza in famiglia, ma noi non abbiamo a Roma le strutture, seppure lì è finanziato, noi non abbiamo immobili, noi a Roma non le gare vanno deserte, quindi c'è un terzo settore in affanno sia per il tema budget ma anche per il tema immobili. Arriveremo col patrimonio pubblico, ma nel frattempo oggi sicuramente ci sono già 3 ragazzi al commissariato. Quindi ci si deve concentrare veramente su quello che è la persona, ancora di più se parliamo oggi di minori, e su quello che è dal primo giorno in cui si incontra con le istituzioni. Secondo me c'è una grande responsabilità, una responsabilità che va messa in campo cercando tutte le soluzioni possibili. Finché noi, i nostri binari saranno, diciamo, unici, e che in qualche modo non si trova il modo per metterne anche altri su cui incamminarci in queste storie di accoglienza, andremo sempre un po', no, forse a sbattere, no, però rimarremo fermi, diciamo, alla stazione, e da lì non ci muoviamo. Per me questo tipo di ragionamento che si fa, che state facendo e che porta avanti anche su questo il CESPI, vi ringrazio, è un contributo importante che dovremo, da cui mettere in campo, però veramente buone pratiche ce ne abbiamo già tanto, cioè dobbiamo trovare il modo di strutturarlo. C'è anche un tema di normativa generale, io non voglio tralasciare, perché su quello anche i comuni, se non hanno lo strumento normativo nazionale, è difficile, poi la creatività, diciamo, a un certo punto si ferma in qualche modo. E anche secondo me sul tema della tutela minori e soprattutto sui neomaggiorenni avremo bisogno di qualche nuovo strumento normativo che ci possa aiutare, perché sapete anche qui meglio di me che da 18 anni un giorno le persone accolte dai servizi sociali diventano adulti in un solo giorno, mentre magari appunto i nostri figli hanno appena festeggiato il compleanno e magari ancora devono svegliarsi perché hanno fatto tardi la sera, il giorno dopo gli si apre la vita, ma sicuramente non gli abbiamo detto che da 18 anni non devono fare da soli. Ecco, questa è anche un'altra ingiustizia del sistema italiano, perché in qualche modo anche su questo dovremmo trovare la strada per darci degli strumenti diversi per poter accompagnare questo percorso della maggiore età, che chiaramente non è
magicamente il giorno dopo del 18° compleanno, e lo dobbiamo fare anche proprio perché è il futuro da garantire a chi è anche già stato accolto, anche per garantire che questo lavoro di accoglienza veramente possa essere un contributo per Roma e per le nostre città che serve, perché è anche quello che riteniamo sia la costruzione di percorsi di cittadinanza e quindi di nuovi cittadini che sono e rappresentano una ricchezza per il nostro paese e quindi per i nostri comuni. Mi fermo perché credo di aver parlato anche troppo, intanto vi ringrazio e diciamo anche alla luce della ricerca ci sarà modo, credo, su tanti altri spunti molto interessanti di riflettere ancora insieme. Grazie. Grazie a lei, grazie molto. Insomma, ha detto anche lei molte cose, insomma, rilevanti, sarebbero tanti i commenti che si potrebbero fare. Io faccio solo rapidissimamente, perché il tempo insomma stringe, che oltre appunto a farci piacere la competenza, l'attenzione del Comune su questi temi, siamo contenti insomma che, come dire, su questo piano ci possa essere anche un po' un interscambio e un dialogo fra la ricerca e la politica, insomma, no? Che è anche un po' una delle vocazioni anche del CESPI, e cioè quella è spesso frustrata, no? In cui invece, come dire, la riflessione che noi possiamo apportare possa avere ricadute anche, no, rispetto a consapevolezze e a indirizzi politici che insomma da parte di decisori, che, e quindi insomma, ci fa piacere questa attenzione che avete ribadito, insomma, anche Monica Lanzillotto alla ricerca. Io passo immediatamente la parola al Comune di Ravenna, che insomma è rappresentato da Benedetta Rivalti e Daniela Gatta. Come è stato detto, insomma, è un comune attivo e che insomma dal 2021 porta avanti una decisa politica, insomma, di accoglienza di famiglie accoglienti e di insomma relazioni di prossimità finalizzate all'inclusione sociale. E sforeremo sicuramente con i tempi. Io vi prego, appunto, faccio un richiamo appunto a chi deve ancora parlare, di insomma di non debordare troppo, e magari così riusciamo a chiudere per 1:15, insomma, e riusciamo ad avere 12-13 minuti insomma per ciascun intervento e non andiamo troppo lunghi. Grazie, vi lascio la parola a Benedetta e Daniela. Grazie mille, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti e grazie ancora per l'invito. Per me è un piacere essere oggi qui con voi e parlarvi della nostra esperienza, del nostro percorso che abbiamo intrapreso rispetto al tema dell'accoglienza, inteso nella sua accezione più ampia e che è sempre in costante evoluzione, in costante crescita. Parto dalle origini. Noi ci siamo approcciati all'esperienza in famiglia partendo da un progetto FAMI capofilato da Refugees Welcome Italia, che ringrazio perché ci sta affiancando costantemente in questo nostro percorso, progetto FAMI nel quale noi eravamo partner, e questo progetto ci ha quindi permesso di sperimentare nuove forme di accoglienza che sono risultate vincenti, che quindi hanno dato la spinta all'amministrazione di continuare, di fare diventare quello che avevamo sperimentato un vero e proprio modello. Per dare continuità appunto a queste buone prassi, il Comune di Ravenna ha deciso di istituire l'albo delle famiglie accoglienti, che per noi rappresenta una sorta di contenitore trasversale all'interno del quale possiamo ricondurre tutte le varie forme di accoglienza e di affiancamento. Come vi dirà dopo anche la mia collega Daniela, questo è sicuramente uno strumento che va a completamento ed è quindi complementare rispetto a tutte le altre forme di accoglienza istituzionali che sono sul nostro territorio, come ad esempio i progetti SAI, ma anche i CAS. Se il progetto FAMI era però inizialmente strutturato e mirato singolarmente per i rifugiati, con l'albo ci siamo spinti un po' oltre, nel senso che abbiamo aperto la facoltà, la possibilità di iscrizione alla cittadinanza, indipendentemente appunto dalla cittadinanza di appartenenza, ma anche dall'età.
l'unico limite che troviamo nell'albo delle famiglie accoglienti è un limite di competenza territoriale, in quanto ovviamente noi siamo un ente locale, abbiamo una competenza che si può spingere al massimo nel distretto all'interno del quale noi operiamo e con il quale siamo associati, e quindi ovviamente gli iscritti dovranno essere residenti o comunque domiciliati nel territorio di Ravenna o nel distretto di Ravenna. In seguito praticamente tutto da un punto di vista della struttura dell'albo si svolge in modo informatizzato, nel senso che c'è un sito dell'ente locale tramite il quale, attraverso il quale i cittadini che vogliono offrire accoglienza oppure che cercano accoglienza nelle forme che poi dopo vedremo possono iscriversi con una candidatura davvero molto, molto semplice da compilare. L'albo l'abbiamo pensato strutturato in tre differenti sezioni. Abbiamo una sezione dedicata agli adulti, che è di competenza del nostro servizio immigrazione che al suo interno ha poi due filoni distinti: l'accoglienza in famiglia e anche il mentore, di cui anche i relatori precedenti hanno ampiamente trattato. Un'altra sezione è invece quella dedicata ai minori, che è di competenza per forza di cose del Centro per le Famiglie, e all'interno del quale è prevista sia la forma di affido residenziale ma anche l'affido diurno. C'è poi una terza sezione che noi abbiamo intitolato Diventa Attivista, che è invece dedicata a chiunque è interessato a far parte della rete dell'albo e quindi vuole avvicinarsi ai temi dell'accoglienza, ma che magari non ha la possibilità, non se la sente di offrire una disponibilità più ampia, come invece richiesta magari per le altre sezioni di accoglienza più propriamente detta. E una volta che il cittadino offre la sua candidatura all'interno della del sito, questa viene in automatico ricevuta dai nostri servizi attraverso una piattaforma interna che viene gestita dal nostro servizio, sempre dai servizi sociali, Centro per le Famiglie e, sottolineo ancora una volta, da Refugees Welcome Italia, che è coprogettatore insieme a noi di questa esperienza e appunto dell'albo. Il procedimento per ogni singolo iscritto parte con un colloquio conoscitivo iniziale e per coloro i quali offrono un'accoglienza in qualunque forma parte una fase di formazione. La fase di formazione per quanto riguarda i minori è tenuta dal Centro per le Famiglie, ovviamente con la nostra collaborazione per quanto riguarda la parte più legata all'immigrazione, in quanto teniamo un modulo specifico dedicato ai minori stranieri non accompagnati. Per quanto riguarda invece la parte degli adulti è svolta sempre da noi, sempre in collaborazione con Refugees Welcome. Una volta terminata la formazione si passa ad un'analisi conoscitiva più specifica, svolta dagli operatori dei servizi e anche dagli assistenti sociali, che poi per poi arrivare a un eventuale matching e a una partenza della vera e propria affiancamento, della vera e propria accoglienza. Ci tengo a specificare che una volta effettuato il matching, in realtà il comune non si tira indietro, nel senso che c'è un costante monitoraggio, un costante affiancamento sia alla famiglia che accoglie o che offre supporto, ma anche al soggetto che viene accolto, che comunque usufruisce di queste forme di tutela leggera. Nell'ambito e in occasione della formazione abbiamo previsto anche una presentazione più trasversale dello strumento dell'albo, proprio perché non è detto che una famiglia o un singolo che si iscrive presentando la propria candidatura per una determinata sezione poi in realtà non si renda conto di voler fare anche altro all'interno dell'albo o comunque occuparsi anche di altre forme di affiancamento. Quindi diciamo che questo rappresenta una sorta di modularità e di modificabilità dell'albo, sempre in un'ottica di trasversalità. E l'albo rappresenta ovviamente una
forte messaggio nei confronti della cittadinanza, forte messaggio che ovviamente è stato sposato ampiamente anche dagli organi politici dell'ente locale, tant'è che ad oggi l'albo è presente anche nei documenti di programmazione dell'ente locale, come ad esempio il PEG, all'interno del quale troviamo proprio come obiettivi sia i numeri di accoglienze, i numeri di matching, ma anche le attività che vengono svolte complementariamente all'albo. Sempre in un'ottica di diffusione sono stati importanti i messaggi che l'ente locale ha veicolato nei confronti della cittadinanza, anche per dare ampio respiro all'albo e per fare in modo che venisse conosciuto comunque dal maggior numero di persone. Abbiamo utilizzato tantissimi strumenti, a titolo esemplificativo ne riporto alcuni, come ad esempio alcuni videoservizi che abbiamo effettuato grazie ad una ad un giornale locale che hanno circolato sul web e che hanno ricevuto moltissime visualizzazioni. Abbiamo fatto molte interviste, abbiamo fatto anche dei video che vanno a documentare, vanno a raccontare delle esperienze di accoglienza che sono state attivate sul nostro territorio, spot pubblicitari anche tramite radio, perché abbiamo pensato che potesse essere uno strumento nella disponibilità di tutti, e quindi sicuramente anche solo ascoltare uno spot che parli di accoglienza sicuramente può sensibilizzare tutti rispetto al tema, ma abbiamo fatto anche degli incontri ravvicinati con la cittadinanza, grazie anche magari ad inviti di autori che hanno scritto sul tema dell'accoglienza anche in senso lato, che però comunque hanno anche qui consentito un ulteriore avvicinamento al tema da parte dei cittadini del comune di Ravenna. E l'albo, oltre ad essere uno strumento trasversale, ripeto, è anche uno strumento complementare rispetto ai servizi di accoglienza sul territorio, e proprio per questo, per la sua diffusione, è stato fondamentale coinvolgere anche gli enti del terzo settore che collaborano con noi nella realizzazione dei servizi dedicati in particolare agli stranieri, ma più trasversalmente a tutta la cittadinanza. Di questo però non mi dilungo, e perché vi racconterà più nel dettaglio la mia collega Daniela, che ringrazio e alla quale passo la parola. Grazie Benedetta, grazie agli organizzatori, ai relatori che mi hanno preceduto e che mi hanno anche dato qualche spunto per dire qualche parola in più rispetto a quello che avevo in mente di raccontarvi. Appunto, una delle caratteristiche dell'albo, secondo noi uno dei punti di forza, è la possibilità appunto di raccordo con quello che è il sistema di accoglienza, che per noi è pressoché unico, ovvero quello del SAI, all'interno del comune di Ravenna. Infatti tra il 2020 e il 2021 abbiamo raggiunto un ampliamento di questo progetto, che è passato da 6 a 69 posti in accoglienza, con una variegata, diciamo, tipologia di comunità che accolgono i minori stranieri non accompagnati, e che vede coinvolti 4 enti gestori afferenti al privato sociale. Complessivamente il nostro target, diciamo, di minori stranieri non accompagnati raggiunge circa le 130-140 unità, più o meno annualmente, esclusivamente di sesso maschile. Con riferimento ai dati dell'ultimo anno, vediamo che transitano circa 17 nazionalità, più o meno, con una maggioranza di Albania, Bangladesh e Pakistan, il quale per il 90% svolge un percorso da minore classico, quindi senza ricorrere alla richiesta di protezione internazionale. Un altro dato che è determinante anche nella gestione dell'albo è l'età, ovvero nella stragrande maggioranza si tratta di minori che hanno circa tra i 16 e i 17 anni. Che poi farò riferimento al fatto che non semplifica il matching, poi vi spiegherò perché. E quindi l'attività dell'albo ha costituito in un primo momento un'occasione di condivisione e confronto con le comunità di accoglienza. Infatti
Abbiamo innanzitutto realizzato una formazione rivolta appunto agli operatori degli enti gestori del SAI, proprio per innanzitutto informarli di delle modalità di funzionamento dell'albo, ma proprio per promuovere insieme anche al Centro per le Famiglie l'istituto dell'affido. Sempre legata all'albo è stata invece un'attività di formazione proprio specifica per gli adulti accoglienti che sono una figura prevista dalla normativa regionale, parlo dell'Emilia Romagna, che sono figure che appunto hanno un ruolo più leggero, appunto torna a questo tema della leggerezza rispetto a quello degli educatori, degli operatori, ma che sono di fondamentale importanza all'interno delle comunità, soprattutto nei gruppi appartamento ad alta autonomia. Appunto la normativa in Emilia Romagna è possibile ottenere infatti la qualifica di adulto accogliente grazie a un percorso formativo tenuto dalla Regione Emilia Romagna, ma per il quale è propedeutico un corso organizzato dall'ente locale, cosa che appunto abbiamo fatto nell'ultimo anno con il Centro per le Famiglie, percorso che ha affrontato temi appunto la normativa regionale sulla gestione delle strutture di accoglienza, la tutela legale, l'orientamento legale, ma appunto anche un modulo specifico sul funzionamento dell'albo. E a questo è seguito poi un ciclo di laboratori rivolto ai beneficiari dell'accoglienza, perché anche qui ci troviamo a parlare di affido con minori che vengono da contesti assolutamente diversi dai nostri. Probabilmente anche i nostri minori non sanno che cosa sia l'affido familiare, per cui abbiamo pensato fondamentale agganciare i nostri beneficiari, i nostri minori accolti, in primo luogo spiegando loro che cos'è l'affido e spiegando che esiste questa possibilità. E nel caso di specie questo ciclo di laboratorio è stato realizzato nell'ambito di un FAMI Faster. Questo anche per tornare al discorso che si faceva prima di come i FAMI da un lato siano magari ad un certo punto della vita di un ente locale momento di slancio, ma poi anche di strutturazione di iniziative, e poi anche come possono in realtà supportare azioni puntuali, come è stato in questo caso, che appunto si trattava di un FAMI capacity building, però proprio finalizzato al tema dell'affido. Parlando di casi di studio proprio legati a tentativi di affido nel 2022, ci sono stati due giovani che hanno espresso la richiesta di tentare questo percorso di affidamento ad una famiglia. Purtroppo nel caso di un ragazzo non è stato possibile, non è stata proprio trovata una famiglia disposta ad affidare un ragazzo, ad accogliere un ragazzo così grande, mentre per il secondo caso abbiamo attivato l'iter, così come ha accennato Benedetta, per l'attivazione di questa procedura. Quindi è entrato tutta l'equipe composita, che appunto prevede il Centro per le Famiglie con l'assistente sociale e la psicologa dell'ASL, l'assistente sociale dell'ente titolare del progetto, quindi del comune referente per il caso, e gli operatori dell'ente gestore del progetto SAI. Questo ha garantito di concludere in breve tempo? Un paio di minuti, faccio il possibile in un paio di minuti. La presenza di queste professionalità ha garantito un supporto costante, ma anche l'interlocuzione con la famiglia d'origine, altro aspetto che abbiamo ritenuto fondamentale. Purtroppo in questo caso l'affido non si è concluso, in quanto il minore non se l'è sentita di proseguire. Quindi concludo con due dati. Proprio nel 2022 abbiamo registrato oltre 360 iscrizioni di candidati all'accoglienza, realizzati 29 matching fra mentori e adulti, oltre che 5 accoglienze legate all'emergenza ucraina
di cui una ancora all'attivo, senz'altro un dato significativo che vorremmo fosse lo stesso anche oltre all'emergenza. Appunto l'anno scorso abbiamo vissuto quella ucraina, oggi ci troviamo a essere porto sicuro. Nel corso di 2 mesi abbiamo assistito alle operazioni di sbarco dell'Ocean Viking con l'arrivo di quasi 200 migranti secondo questa modalità, per cui lo stimolo che sicuramente l'amministrazione riceve e a sua volta rimanda è l'importanza di modulare la comunicazione sia attraverso eventi ma anche la comunicazione quotidiana che facciamo sui social, sui siti istituzionali, proprio per portare questi temi nella maniera più consapevole possibile, anche con il supporto di come dire, personalità influenti, ma anche con eventi che utilizzano linguaggi diversi. Non solamente convegni, come dire, non solamente seminari, ma anche con tutto ciò che riguarda la cultura nel suo spettro più ampio. Ho fatto il possibile per essere sintetica, vi ringrazio di nuovo. No, grazie a voi, eravate anche in due, quindi insomma era più difficile rispettare i tempi e comunque insomma è andata benissimo. E grazie per averci insomma dimostrato per l'ennesima volta che in Emilia-Romagna le politiche si sanno fare, si fanno bene, anche a partire poi dalle persone che insomma le vivono e le applicano tutti i giorni, insomma come voi che ci siete sembrate insomma preparate e appassionate, interessate molto a quello che fate, quindi vi ringrazio. Passiamo a un secondo comune, diciamo, considerato spesso un faro di buona politica, che è appunto quello di Bologna, anche se Paola Cavalleri è di ASP, città di Bologna, non diciamo direttamente del comune, ma ci può insomma aprire un po' di l'orizzonte su quello che il comune sta facendo, comune insomma la città, e in particolare diciamo immagino che farà riferimento insomma al progetto Vesta, che è un progetto che anche noi abbiamo ovviamente insomma considerato nel paper di ricerca e che offre uno spaccato insomma molto variegato, flessibile, modulare in qualche modo delle possibili forme di prossimità e come si possono articolare anche a seconda delle situazioni specifiche, quindi non propone un'unica formula ma una presa in carico più eterogenea e, insomma di possibilità e di messa in relazione fra i cittadini e i migranti. Prego Paola e insomma perdona la lunga attesa a cui ti abbiamo sottoposto. No, cercherò anche di essere sintetica. Sono Paola Cavalleri, sono un'assistente sociale di ASP Città di Bologna, che è un'azienda pubblica di servizi alla persona che opera all'interno di un contratto di servizio per il Comune di Bologna. Quindi non è scorretto dire che è il Comune di Bologna. Coordino l'equipe di vicinanza solidale all'interno del servizio Protezione Internazionali. In questo intervento vorrei un po' mettere in luce quelli che, alla luce dell'esperienza di questi 6 anni, nei vari interventi di prossimità che poi oggi pomeriggio le colleghe andranno a delineare nello specifico e che vanno dall'accoglienza in famiglia sia di minori stranieri non accompagnati con la forma dell'affido, all'accoglienza in famiglia di neomaggiorenni, alle varie forme di affiancamento a minori, neomaggiorenni, nuclei, monogenitoriali, ecco, vorrei un po' mettere in luce quelli che sono i presupposti organizzativi e metodologici che nell'esperienza ci dicono che sono stati utili per mettere un po' a sistema questi interventi, quindi non perché siano degli spot, ma possano integrare pienamente la presa in carico. Il punto di partenza da cui prendo avvio un po' la riflessione è che nei percorsi di autonomia e di inclusione per tutti, questo vale, la creazione di legami è un elemento che sostiene questi percorsi.
E quindi a partire da questo, come servizio, ci si è chiesti in che modo l'organizzazione poteva sostenere questo processo. E quindi in che modo una forma organizzativa poteva strutturare una progettualità che potesse coordinare intanto questi interventi molteplici, che potesse darsi una metodologia di lavoro, ma anche che potesse avere delle ore dedicate di operatori. È un po' a partire da questo che ha preso vita appunto una progettualità che non è né totalmente delegata a un soggetto del terzo settore, né totalmente lasciata nelle mani del servizio di presa in carico, ma una progettualità che viene portata avanti da parte di un'equipe, che è un'equipe appunto integrata, pubblico, privato, sociale, nello specifico la cooperativa CIDAS, con ore di operatori dedicati a questa progettualità. Quindi un'equipe che lavorasse stabilmente su questi temi e che quindi lo potesse fare anche nei momenti in cui si è un po' schiacciati dall'emergenza, dove un po' quello che ci capita di vedere è che il rischio è che siano proprio gli interventi di prossimità ad essere un po' sacrificati, perché non sono un'urgenza. Ecco. E un'equipe che potesse anche costituire, sia per gli operatori che hanno la presa in carico che per le comunità d'accoglienza, un po' una sorta di richiamo che mantenesse vigile l'attenzione sui progetti di prossimità, che potesse sollecitarli, che potesse accompagnare le risorse che spontaneamente emergono nella vita dei ragazzi e delle ragazze. Questo che cosa ci ha permesso di fare? Sicuramente di abitare quegli spazi fluidi di cui si parlava all'inizio, nel senso di creare una fluidità tra disponibilità diverse che arrivano dai cittadini, che possono essere in un momento cittadini affiancanti e diventare cittadini accoglienti, che possono essere cittadini affiancanti ma offrirsi come risorsa per favorire l'inserimento lavorativo per un altro minore affiancato da un altro cittadino. Quindi operare un po' con quella che ci piace chiamare un po' la nostra comunità di prossimità legata al servizio protezioni internazionali. Questo anche per noi, come veniva ricordato da Ravenna, con un percorso formativo iniziale e con un percorso che abbiamo scelto essere di gruppo, che accompagna le varie forme di prossimità. Abbiamo scelto di essere di gruppo perché crediamo che in questa dinamica possa esserci anche molto mutuo aiuto fra le persone che sono coinvolte. Un punto importante che mi piace sottolineare è quello un po' del lavoro con la rete, nel senso che in questi anni abbiamo cercato di lavorare tanto con le comunità del SAI, sia perché gli interventi di prossimità potessero essere contemplati all'interno dei progetti dei ragazzi e delle ragazze, ma anche per fare in modo che tutte quelle relazioni che i ragazzi e le ragazze instaurano nei vari ambienti, prima si ricordavano le società sportive, dove possono nascere delle possibilità di relazione che possono essere un po' custodite, sostenute, promosse, perché tutte queste possibilità potessero essere raccolte. Crediamo che questo sia un lavoro di comunità non solo perché lavora con la comunità, ma anche perché crea comunità. E credo che è un lavoro che è anche ritornato alla comunità. Penso che in mezzo a tante storie individuali, belle, che ciascuno di noi operatore sporta nel cuore, un'espressione di questo ritorno alla comunità, di questo lavoro, è stata la nascita di un'associazione
fondata dalle prime famiglie accoglienti del progetto VESTA, che è l'associazione famiglie accoglienti, a cui progressivamente si possono andare ad aggiungere le persone che successivamente entrano nei progetti di prossimità. Ecco, questa forma associativa la vediamo un po' come il frutto che la comunità è riuscita ad esprimere grazie a questo percorso accompagnato. Sono un paio di cose un po' come quelle che intravediamo come delle prospettive future. La prima, e la condivido, la ricordava prima Monica Lanzillotto, davvero un po' la tensione perché i progetti di tutti i ragazzi e le ragazze possano avere anche questo tema della prossimità, no? Pensiamo alla regolarizzazione, all'inserimento lavorativo, al percorso formativo. Ecco, ci piacerebbe che nei progetti ci fosse anche questo pensiero a forme di prossimità. L'altra cosa, che è un'esperienza che abbiamo fatto con un FAMI, che veniva ricordato prima dal Comune di Ravenna, ASP Città di Bologna, è stata capofila di un progetto del progetto FAMI Faster, che ha coinvolto ANCI, Emilia Romagna, che era partner di progetto, e altri 6 territori della regione Emilia Romagna. Un progetto che andava a lavorare sulla promozione e l'attivazione dell'affidamento familiare. Ecco, credo che uno dei valori che ha avuto questo progetto è stato quello di condividere con più territori della regione che cosa si stava facendo sul tema dell'affido. Per arrivare a condividere nel rispetto poi delle specifiche realtà una metodologia comune e degli strumenti anche comuni, degli strumenti operativi comuni. E l'altro aspetto di valore, averlo fatto coinvolgendo un livello più di governo, quindi con un tavolo stabile con la Regione Emilia-Romagna, con cui abbiamo dialogato su tutte le fasi del progetto e con cui abbiamo condiviso un piccolo quaderno operativo che speriamo diventi una linea poi condivisa davvero con tutta la regione. Questo è importante perché le pratiche non siano solo delle pratiche rivolte un po' autocentrate, rivolte al proprio territorio, autoreferenziali, ma questa possibilità che diventino delle pratiche diffuse e quindi in qualche modo che abbiano un passo diverso, un passo che entra anche nelle politiche, in questo caso nelle politiche regionali. E l'ultima cosa che dico è che credo sia anche importante coniugare questo ragionamento sulla prossimità. In questo momento parlo, penso in particolare ai minori stranieri non accompagnati, però a tutto il lavoro di prossimità che si fa nelle politiche a favore dei minori. A me piace ricordare che le linee di indirizzo ministeriali per il lavoro con le famiglie vulnerabili individuano nella vicinanza solidale uno dei dispositivi di lavoro, alla stessa stregua dell'inserimento in comunità, dell'assistenza educativa domiciliare. Ecco, questo credo ci interpelli perché come servizi, come enti locali, quando ragioniamo sugli interventi di prossimità, lo facciamo con una visione ampia, che sia una visione che guarda tutto il territorio, così come mi auguro che quando i servizi sociali territoriali pensano alle forme di prossimità non escludano i minori stranieri non accompagnati. Ecco, credo che questo richiamo anche delle linee di indirizzo ci aiuti a avere uno sguardo che sia a 360 gradi. Ecco. Io avrei concluso, spero non essere stata troppo lunga. No, no, benissimo, grazie. Insomma, anche a voi di Bologna per
queste interessanti considerazioni e per appunto un po' anche averci illustrato qual è la filosofia di intervento, insomma il pensiero anche che c'è dietro rispetto insomma a quello che fate e questa questione insomma no, di come tenere insieme in maniera anche universalista e non necessariamente appunto particolarista, eccezionalista, migrante, popolazione migrante, popolazione italiana, insomma, no? Che a cui accennava, insomma, che diceva in maniera chiara, insomma, anche l'assessora Funari, è importante perché appunto, no? Come soprattutto anche da un punto di vista pratico, apre la strada alla possibilità che sperimentazioni e nuove forme insomma, di prossimità pensate per cittadini stranieri poi possano essere un'occasione no, per ripensare e migliorare i servizi per tutti i minori, ma anche per tutti i cittadini. Io vado a chiudere insomma, questa mattinata, il mio modo di vedere, insomma, interessante, in cui abbiamo discusso di questo campo di attivazione, insomma, largo, frastagliato, anche un po' sovrapposto, delle volte autoreferenziale, insomma, come diceva Paola, in cui però, insomma, che offre l'occasione a istituzioni, associazioni, cittadini e comunità, insomma, di impegnarsi. Abbiamo delineato alcuni aspetti di alcune, insomma, questioni di queste forme di questo impegno dal punto di vista del cittadino solidale, quando abbiamo insomma parlato anche della rivendicazione di un'interculturalità vissuta, praticata, coscientemente anche portata nello spazio pubblico e con insomma l'idea di cittadinanza e di processi insomma di come dire assunzione di nuove forme insomma di partecipazione anche quelle nello spazio pubblico. Abbiamo visto insomma dal punto di vista dei comuni implicati e dell'ANCI, abbiamo un po' discusso rispetto a iniziative concrete, strategie, strumenti esistenti e da creare, no? Come anche diceva l'assessora, rispetto al fatto che mancano ancora forme di legittimazione giuridica o di regolamentazione normativa per una serie di, insomma, per questo campo di azioni di prossimità. Abbiamo in qualche modo, insomma, ascoltato anche di formule di gestione pubblico-privata di questo tipo di iniziative che in qualche modo esemplificano poi quella che è la natura di questa relazione, che è una relazione tra privati, tra cittadini e migranti, tra persone, interpersonale, ma è al contempo una relazione pubblica, no? Una relazione che si sottopone, come dire, poi anche a un monitoraggio, a un confronto con appunto operatori del comune, con le comunità circostanti e quindi insomma è pubblica e privata allo stesso tempo. E quindi insomma no, abbiamo anche forse fatto intravedere come queste formule insomma di cui abbiamo parlato oggi possano anche aiutare a ritessere un po' il rapporto tra cittadini e politica. No, tra società locale e amministrazione pubblica all'insegna di una città ospitale, conviviale. È chiaro che altre ricerche, altre discussioni, altri confronti insomma sarebbero necessari e ben voluti. Noi ci auguriamo insomma di poter continuare anche a svolgere questo ruolo di appunto di spazio di riflessione e di confronto. Per il momento, insomma, quello che faremo è di continuarlo alle 15, nella seconda sessione, insomma, di questa giornata, in cui appunto il campo si restringerà un po' più sugli interventi e sulle forme, insomma, di tutela leggera, sociale o di prossimità rivolta a minori e post minori. E buon pranzo a tutti, vi ringraziamo ancora anche a nome di Daniele Frigeri. E per questa partecipazione, insomma, il pubblico per averci ascoltato e seguito fino alla fine, a tutti i relatori, insomma, per la qualità e l'incisività anche dei loro interventi. Arrivederci a tutti e grazie ancora. Grazie, buon pranzo. Grazie a tutti, arrivederci. Arrivederci.